Allora, passiamo a quello che è l'ultimo, il penultimo punto, il punto 3, all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Giannone, Guido Ariano, De Chiara, Zitoli, Arabi, Sottosatti, Giuliano, Todi, La Zazzera, Tributi, Lazzari, Candigliota, Cerconi, Carlone, Pompei, Rinaldi e Principato, aperta sul piano delibera quadro per l'istituzione di linee guida e il regolamento della programmazione artistica e culturale del municipio VII. Allora, io intanto, prima che inizi la discussione, vi comunico che mi è stata fatta richiesta, come l'articolo 61,2, di ampliamento della durata dell'intervento fino a un massimo di 30 minuti sia dal consigliere Guido che dal consigliere Giannone. E vi informo anche che ci sono degli emendamenti che sono stati fotocopiati, degli emendamenti che pervengono. Ah, è andato a fare il fotocopio, benissimo. Su suggerimento, mi sembra di aver capito, degli uffici competenti. Sì, stiamo facendo le fotocopie. Quindi andremo prima con la discussione, come al solito, sulla delibera, e poi verranno presentati gli emendamenti e votati prima della votazione dell'atto emendato. Se in ogni caso vogliamo cominciare la discussione sulla l'illustrazione della delibera, chi vuole iniziare? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, io ho anche un po' di mal di gola, spero di finire molto prima della mezz'ora che ho richiesto. Oggi è un giorno molto importante perché istituiamo come Consiglio Municipale, quindi come rappresentanti dei cittadini, la programmazione artistica e culturale del Municipio VII. Cioè, per fare questo io mi asterrei dal parlare delle politiche culturali che sono avvenute in passato in questo municipio, ma mi esprimerò solo sul presente e su quello che è il futuro, cioè verso cui andremo da oggi in poi. Cominciando a parlare del presente, prima di iniziare la presentazione voglio fare alcuni ringraziamenti. Cioè, i ringraziamenti vanno a questa maggioranza che ha creduto in questo progetto dopo 7 mesi di commissione, quindi è stato un processo abbastanza lungo. E ringrazio le opposizioni, soprattutto Fratelli d'Italia e Roma Popolare, che hanno anche cofirmato l'atto. Questo vuol dire che c'è stato impegno e condivisione. Ma soprattutto voglio ringraziare gli uffici amministrativi, perché ci hanno affiancato in tutto questo periodo, soprattutto negli ultimi giorni, e che è stato davvero un lavoro estenuante. Quindi questo mio ringraziamento va al Municipio VII, quindi il settore amministrativo nella persona del direttore Menichini intanto, e poi anche l'ufficio consiglio che ci supporta non solo per questo ma anche per altre cose, quindi io ringrazio per questo, e l'ufficio cultura, quindi che fa capo a Nosex, perché ci ha fornito in tempi record anche il parere tecnico. E a proposito di parere tecnico, ci saranno degli emendamenti che spiegherà dopo il Presidente Giannone, che sono in risposta di fatto a quanto già abbiamo detto in parte in commissione nelle ultime sedute, e poi ci sono alcune specificazioni anche semantiche, per esempio a posto di impegno di fondi c'è scritto destinazione di fondi, insomma cose abbastanza tecniche. Va bene, ora c'è finita questa parte di ringraziamento, comincio con la delibera. Cioè, intanto, come è nata questa delibera? Questa delibera è nata dalla volontà di pianificare e creare una cornice e un quadro comune per tutto il territorio e per tutta la cittadinanza che interessa il settimo municipio, per la creazione anche annuale fino ad un anno di un calendario di iniziative artistiche e culturali.
E questo è abbastanza importante perché in questo modo ci stiamo normando, c'è un aspetto che aveva c'è un vuoto essenzialmente prima, anche su questo, per cui ho detto che sul passato non mi soffermo e quindi vado avanti. L'altro aspetto importante è che per la prima volta avremo un calendario delle iniziative anche a mesi di distanza, quindi potremo anche comunicarlo meglio, potremo centrare, anzi centralizzare questa comunicazione delle iniziative culturali. Quindi cioè, non solo per l'amministrazione del settore municipio, ma anche per le iniziative, per le associazioni, per gli enti, per tutti i soggetti che parteciparono al territorio per portare a compimento questa progettazione che è vastissima e che ribadisco non esistere anche centralmente su Roma. Quindi noi cioè, davvero in via sperimentale al settore municipio stiamo facendo qualcosa che prima non è mai esistito, anzi spero gli altri municipi poi prenderanno esempio da noi. Per quanto riguarda c'è l'oggetto e ovviamente l'istituzione delle linee guida di questa programmazione artistica e cioè culturale, la delibera si accompagna ad un regolamento che è formato da 11 articoli che abbiamo ampiamente visto in commissione, già da marzo scorso iniziamo già a parlare sempre in commissione cioè delle linee guida che poi hanno portato alla formulazione di questo regolamento. E in questo percorso ci hanno accompagnato anche i cittadini, anche i comitati di quartiere, a cui come Commissione Quinta abbiamo predisposto una serie di questionari, cioè in modo che potessero partecipare per indicarci alcune tematiche importanti per noi, per indicarci dei luoghi, per indicarci anche delle tempistiche, che adesso spiegherò. Questa progettazione culturale si basa su tre cardini, che sono assi o cardini, in base ai quali poi ci verterà tutta quanta c'è un po' anche lo schema di questa programmazione artistica e culturale e quindi c'è di fatto, e questo è l'altro punto importante, cioè da oggi in poi se questa delibera passerà le politiche culturali di progettazione cioè di ciò che accadrà sul territorio passeranno dal Consiglio Municipale. Questa anche è la prima volta che si dà, cioè diventa esclusiva alla Commissione competente e al Consiglio Municipale di andare a incidere profondamente sulle tematiche, sui periodi, quindi su tutto il calendario di queste iniziative. Poi la Giunta, con proprio atto di destinazione di fondi, invece, ci darà anche il via con le disposizioni susseguenti per gli uffici amministrativi di emettere o l'avviso pubblico in caso sono a disposizione dei soldi, dei fondi, oppure una manifestazione di interesse cioè nel caso non ci fossero. Cioè, l'importante è che cerchiamo e proviamo cioè via sperimentale di mantenere per tutto l'anno attiva questa forma di calendario e di programmazione artistica e culturale. Altra nota di rimente, secondo me, per la prima volta dopo anni questo municipio è riuscito a ottenere dei fondi dal comune cioè da spendere per le politiche culturali. Ecco perché nell'ultimo mese abbiamo profondamente accelerato lo studio su questa delibera e su questo regolamento su cui, come ho già ribadito prima, si sta lavorando da marzo più o meno, quindi sono 6-7 mesi ormai. Con questi soldi che torneranno in economia al comune al 31-12 e abbiamo necessità di spingere un po' sull'acceleratore in modo da poter poi portare a compimento questi eventi che verranno proposti dal territorio, cioè per appunto entro il 31-12. E a questa delibera, che è la delibera quadro che varrà anche quindi per i prossimi anni, seguirà di volta in volta, ogni qualvolta ci sono fondi a disposizione, un atto di indirizzo per la Giunta. C'è questo atto di indirizzo che discuteremo più tardi, c'è nel nostro caso una mozione, ci sarà la specifica di quello che come Commissione e come Consiglio vogliamo sul territorio e poi la Giunta di fatto dovrà eseguire. Questo è il punto cardine. Ci vengo agli assi attorno a cui c'è tutto ruota, sono la tematicità, cioè il tema su cui gli eventi verranno impostati, sono la temporalità, cioè le date, i periodi calendariali e o stagionali, cioè attorno a cui, anzi in cui avverranno gli eventi e le iniziative artistiche e culturali, e poi ci sarà la spazialità, cioè il luogo. Quindi l'incrocio di questi tre assi formerà questa griglia che poi farà nascere questo calendario che ci porteremo appresso per i prossimi mesi e spero anni, se la delibera successivamente non verrà cambiata nella legislatura consigliatura. Ora, detto questo, abbiamo stabilito in commissione tutti i periodi,
Quindi c'è questa delibera 4, sono stabiliti tutti i periodi per calendario annuale, diciamo, e poi di volta in volta la commissione può nell'atto di indirizzo specificare dove andare a pianificare questo calendario. E lo stesso vale per i luoghi e lo stesso vale per le tematiche. Quindi è un processo che è stato lungo, che è stato faticosissimo, ma che non si è mai visto, e andiamo finalmente a trovare qualcosa che prima non c'era. Ora vado molto velocemente a leggere i punti salienti del regolamento, così anche i cittadini potranno constatare quanto scritto qua, anche perché cioè, la loro partecipazione è stata attivissima e io ancora vi ringrazio. E all'articolo 1 semplicemente si istituisce questa programmazione, all'articolo 2 con sottotitolo calendario artistico e culturale c'è l'integrazione degli eventi culturali del municipio con quelli del comune, per esempio con l'estate romana oppure col ballo autunnale, che anche è quello per la prima volta è stato emesso quest'anno, per dare una comunicazione, come dicevo prima, centralizzata su tutti gli eventi che sono nel territorio del settimo municipio, cioè di provenienza pubblica. Quindi ci sarà questa integrazione che servirà a noi e ai cittadini oltre che al comune, perché riusciremo a fare squadra anche sotto questo aspetto di comunicazione. Cioè l'articolo 3 specifica gli assi che ho detto preventivamente. Poi l'articolo 4 è la pianificazione della programmazione, cioè l'indirizzo politico e la presenza o meno di fondi. Cioè in parte già l'ho detto, c'è questa delibera 4 che verrà per i prossimi anni, c'è l'atto di indirizzo che andrà a specificare cosa si deve fare in quel lasso di tempo sul territorio, cioè dal punto di vista del tema, dello spazio e del tempo, cioè della data. E poi l'indirizzo politico, però, perché come già detto noi indirizziamo la giunta a fare quattro cose che decidiamo noi, quindi come forma assolutamente democratica di rappresentanza dei cittadini, è la presenza o meno di fondi. Cioè questo è importante perché è normale che quest'anno abbiamo ricevuto circa 24.900 euro, contiamo di raddoppiare per il prossimo anno, ma non siamo neanche sicuri di questo, però c'è stato di fatto che sono arrivati. Qualora non dovessero arrivare, però, per non interrompere questa programmazione, c'è la possibilità di non emettere un avviso pubblico, quindi un bando per capirci, ma una manifestazione di interesse. E le associazioni che vorranno partecipare potranno così proseguire questa programmazione per tenere attivo il territorio. Cioè, fermo restando che non appena arriveranno dei fondi, ci rifaremo un altro atto di indirizzo per destinare quei fondi specifici per la pianificazione che si decide poi in commissione. All'articolo 5 invece, che è l'articolo successivo, si parla della specificità degli assi, quindi della tematicità, della temporalità e della spazialità. Cioè come date ce ne sono moltissime qua, come date mandatarie per intenderci, e andiamo dal 1 gennaio che è Capodanno fino ovviamente al 31 dicembre, passando per varie feste nel corso dell'anno, per esempio il 6 gennaio c'è l'Epifania, il 10 febbraio c'è il giorno del ricordo, il 21 marzo la giornata della poesia, che è anche la giornata della memoria e l'impegno e ricordo delle vittime di mafia, o il 5 maggio la giornata contro la pedofilia, insomma c'è varie feste e ricorrenze che ci aiuteranno a formare anche le tematiche del calendario stesso delle iniziative artistiche e culturali. Per quanto riguarda invece i luoghi, più della metà sono stati forniti a noi dai comitati di quartiere, che ancora ringraziamo, perché con questi tre quesiti nel questionario noi abbiamo richiesto quale luogo, secondo te, comitato, quindi cittadino, può avere senso creare una programmazione artistica e culturale, quindi dove andare a individuare questa location. E abbiamo fatto due quesiti sotto questo punto di vista. Uno per la location che è nel loro territorio e poi un'altra che è al di fuori del loro territorio ma sempre interna al settimo municipio. Cioè quello che poi ci siamo stati in grado di incrociare questi dati e quelli maggiormente citati sono stati quelli inseriti all'interno di questa delibera. Non sono solo i luoghi di competenza e gestione municipale, ma sono pubblici intanto e sono per lo più di competenza comunale. Cioè da questi c'è anche quella municipale, quindi sono strade, sono piazze, sono locali, sono anche stazioni della metropolitana, sono biblioteche, sono parchi, quindi c'è tutto che c'è di pubblico che può anche andare a rappresentare un reale punto di interesse, che ha qualcosa da raccontare, una storia da raccontare, cioè una narrazione da effettuare in favore della cittadinanza. L'articolo successivo, siamo al
al sesto, quella della partecipazione agli avvisi pubblici. Questo articolo è stato oggetto di un emendamento, poiché c'è stato un parere tecnico a questo riguardo, soprattutto sulla parte che diceva operanti nel municipio settimo. Quindi però questa parte qua ve la spiegherà dopo il Presidente Giannone. Per quanto riguarda invece il successivo articolo, sono degli indirizzi specifici che noi Consiglio municipale, quindi parte politica, vogliamo dare cioè non solo alla Giunta ma anche agli uffici amministrativi in sede di redazione di bando o di avviso pubblico o manifestazione di interesse. Quindi non so, maggiore valutazione per tutti coloro per esempio che sono iscritti alle istituzioni culturali, altra delibera fondamentale che abbiamo approvato in questo Consiglio. Che aggiorna il vecchio albo, cioè istituisce questo registro con molte migliorie. Ah, no, quello tanto quindi sarà aggiornato, no. È stato tematizzato, cosa, quindi c'è, questo, c'è un lavoro anche molto grosso sull'aspetto. E poi altri criteri Come stavo così, che magari ci dirà il i parametri. Cioè l'articolo 8 sono ci sono le attività e al di fuori della programmazione, perché con questa programmazione noi non stiamo precludendo e a tutti i soggetti del territorio comunque di non fare più eventi. Cioè tu puoi comunque fare eventi al di fuori di questa programmazione, fermo restando che non beneficerai, cioè di tutto ciò che di buono poi conterrà. C'è l'avviso specifico, come per esempio fondi, come per esempio facilitazioni per l'occupazione di suolo pubblico, come altre agevolazioni come l'assicurazione, come l'energia, come eccetera eccetera. L'amministrazione municipale può anche, cioè l'articolo 9, organizzare direttamente eventi artistici e culturali, sempre usufruendo dei fondi qualora fossero a disposizione nel dato bilancio municipale derivato. L'articolo 10 e 11 sono gli ultimi due. L'articolo 10 riguarda il marketing invece di queste iniziative, e l'articolo 11 è un fatto di trasparenza e di rendicontazione, perché è alla fine dell'evento, cioè del calendario prestabilito per quei singoli mesi che sono stati decisi preventivamente nell'atto di indirizzo, ci verrà pubblicato sul sito internet il consuntivo di fatto dell'iniziativa che cioè delle iniziative che sono state svolte, quindi essenzialmente si vedrà e tutti potranno vederlo quanto l'amministrazione ha dato al territorio per organizzare questi eventi. Finisce così il regolamento, magari ci soffermiamo più tardi un pochino sulla mozione che è l'atto successivo, che dà l'indirizzo proprio specifico per questi 2-3 mesi che ci separano dal 31-12. Io non ci direi, spero di essere andato anche abbastanza sotto i 30 minuti che avevo richiesto, io direi che ho terminato. E io ringrazio tutti nuovamente e dopo parlerà il Presidente Giannone che ci spiegherà gli emendamenti. Grazie. Ma dico subito. Grazie Presidente, grazie Capogruppo per la sempre sua puntuale relazione in merito ad alcuni atti che ho seguito con molta attenzione. Rimarco le mie perplessità rispetto allo scorrimento della graduatoria. L'avevo detto in commissione che non ci sono bandi per tutte le stagioni, l'ho detto già in commissione. Il fatto di avere necessità di spendere sino al 31-12 le risorse che abbiamo non vuol dire prorogare lo scorrimento delle graduatorie. Io gradisco che, o meglio gradirei, poi oltre siete maggioranza e gestirete queste risorse come meglio credete, però mi sarebbe piaciuto che se facciamo un'iniziativa con un'esperienza rivolta alla musica jazz e magari partecipano a quel bando musicisti che sanno esprimere il jazz, non possiamo poi quando facciamo l'evento successivo attingere alla stessa graduatoria, e questo lo
l'ho ribadito, non ho visto ancora la mozione rispetto alla programmazione che volevo inserire all'ultimo articolo del regolamento, cioè la Commissione Cultura, in relazione al presente regolamento, redige annualmente la programmazione degli eventi e con gli impegni di spesa previsti o presunti. Cioè, noto che ti accingete ad approvare una mozione, penso che vada nella direzione giusta quella di che la Commissione possa fare una programmazione sana e condivisa, perché, come ho detto già, gli assessori sono un mero organismo esecutivo e tale dovrebbero rimanere, con tutte le autonomie che gli sono imposte e concesse dal regolamento sul decentramento. Io, come dire, non è vero che non si è fatta mai una programmazione della cultura e questa è la prima delibera che riguarda la cultura. Ho visto fare molto bene sulla cultura in questo municipio, ho visto consiglieri che si sono impegnati molto per presentare progetti, fare programmi, ho ricordato alcuni nomi importanti che hanno fatto una scaletta molto bella sul nostro territorio. Sicuramente, come dire, fare questo lavoro in un giorno sarà utile per ricordare i luoghi, per avere un panorama, però poi alla fine, rispetto alle risorse che impegnano sempre per la cultura, diciamo che sarà una bella lotta soddisfare tutte le esigenze, i miei territori, le associazioni, le risposte che hanno dato, i luoghi storici che abbiamo. Non basteranno i 25.000 euro, e pensate che 25.000 euro riuscire ad avere forse qualche consigliere solo con qualche progetto, per un progetto, per un emendamento, quando naturalmente le risorse c'erano. Adesso la coperta è corta, però ripeto, per me spendere un euro in cultura vuol dire un'entrata di 10, spendere un euro vuol dire che l'amministrazione e i cittadini ne guadagnano 10, quindi tutto quello che si fa per la cultura, per la promozione del nostro territorio ha un valore inestimabile. Ritengo comunque, come PD, che ci siamo dati questa regola di non, magari lo dirò nella dichiarazione di voto successivamente, delle situazioni contingenti riguardo questo momento dell'amministrazione ci fanno apporre delle riserve, ma non di principio. Avete visto in commissione con quanta, come dire, puntualità ci siamo messi a dare consigli rispetto ai luoghi della memoria, ai luoghi che magari nessuno conosce, sono angolati in punti strategici, mi riferisco a Porta Sinara. Io mi augurerei che tutte queste ricorrenze potessero avere almeno un evento da 2.000 euro, avremmo vinto la battaglia della cultura, ma tra modalità di spesa e naturalmente continuare a far scorrere la graduatoria, forse ci ritroveremo a fare un evento con un'associazione che di quell'evento non sa proprio nulla. Proprio per questo io ho detto che sono contrario allo scorrimento della graduatoria in questo caso. Cosa volevo dire dell'ultimo articolo sulla rendicontazione? Vabbè, comunque, complessivamente diciamo che a porre sul sito la rendicontazione è una cosa buona e giusta, per cui la trasparenza è qualcosa che deve interessare tutti, non solo alcuni municipi che poi respingono il regolamento che voi avete approvato all'unanimità, in altri municipi proprio le regole sulla trasparenza vengono rimandate al mittente, come mi accingevo a dirvi quando sono stato tacciato di andare fuori tema quando invitavo i consiglieri per intastellarci a guardare con attenzione a quello che stavano approvando la volta scorsa. Quello che dovevo dire, ho detto in commissione, lo ridico qua. Auguri per questo campionato sulla cultura, ma speriamo che non sia un topolino poi alla fine quello che riusciamo a partorire. Grazie. Ci sono interventi?
stare come i colleghi, insomma, nei tempi previsti. Allora, delibera quadro per la cultura di questo municipio. Significa che iniziamo su un periodo che sicuramente vedrà questo municipio, come tanti, come tutti gli altri, insomma, come Roma, soprattutto legato a una sorta di campagna elettorale che durerà fino all'anno prossimo. Immagino che saremo oggetto anche noi come municipio di commenti, di battute politiche, quindi dovremo abituarci, e io mi calo subito nella parte prima che, come si dice, mi porto avanti con i lavori, nel senso che voglio dare un'azione, al di là di quello che possano pensare alcuni colleghi, alcune situazioni, alcune parti politiche, la soddisfazione di votare o lavorare su qualcosa in cui la certezza non è di questo mondo ovviamente, ma su cui ci sia, ci possa essere una convergenza, a me mi lascia decisamente più tranquillo. Perché mi lascia del tranquillo? Perché comunque sia, si può lavorare, si può collaborare, si può comunque criticare, modificare, tutto ciò che finisce con aria si può fare, no? Però perlomeno rimane un qualcosa su cui uno si sente parte integrante. Ora, questo municipio ha avuto nei suoi pregressi, nelle consigliature precedenti, dei simili presidenti, di cui faccio nomi e cognomi, quindi a partire da Sandro Medici, dove il suo slogan era più cultura, meno paura. Ma i fondi per questa cultura, meno paura, erano zero titoli, come dice uno un po' più forte di me, insomma, zero titoli, zero lire. Però oggi dopo sarà, c'è stato un altro cambiamento, no? È arrivata Fantino che dice meno cultura, proprio meno cultura, zero paura. Quindi neanche la fama, la cultura, perché la paura c'è. Però ci sono i fondi, zero, sempre zero. Allora, i miei colleghi che hanno, che comunque con me hanno vissuto la Consiglio precedente, certo che stavano, del Partito Democratico, stavano in forte difficoltà di fronte a questo. Perché avrebbero voluto dare un input, avrebbero voluto dare un meccanismo partecipativo maggiore, no? Per la politica territoriale, però si sono trovati, forse Medici qualcosina li permetteva, Medici con le notte bianche, no? Permetteva comunque un paio di giorni, due o tre giorni di poter mettere all'interno, ma non era mai una cosa programmata. Non era mai una cosa condivisa, non era mai una cosa che tu potevi comunque, come è stato fatto in questo lavoro, e lo dico con tranquillità, essere partecipi. Voi potete fare pure come mi pare, insomma, potete pure cambiare tutto, al contrario di tutto. Fino a quando uno ha potuto essere presente e lavorare, questo è stato fatto. E mi sembra che, vedremo adesso gli emendamenti, ma mi dicevano che erano emendamenti, insomma, più tecnici, più obbligatori che altro, comunque questo pezzo di carta, questi tre fogli, quattro fogli, cominciano ad avere un senso. Poi dopo, come dice il collega Ciancio, bisogna vedere se poi vista tutto questo lavoro dobbiamo stare attenti che non diventi un topolino. Perché? Perché qui c'è tutta, c'è una programmazione che va a sostituire quella dell'estate umana. Cioè, a noi Roma ci fa un baffo, abbiamo parte tutto, dobbiamo essere contenti, qui ci sta tutto e di più qua dentro. Quindi potremmo fare la differenza su Roma, il settimo omicidio che dice oddio, ho organizzato qualcosa di mastodontico. Poi bisogna capire se effettivamente poi si riesce a interagire con le varie attività, con quello che sia, insomma, i risultati possono essere un'altra cosa, e questo lo sappiamo. Per cui anche se ci sentiamo di volare alto, io consiglio di stare i piedi per terra, perché poi dobbiamo verificare il risultato di questo lavoro. Perché è un ottimo lavoro, però bisogna,
lo dico da parte dell'opposizione, bisogna verificarlo, se quello che abbiamo pensato può essere attuato, oppure è stato recepito, oppure può essere utile, no? E risultare, diciamo, intelligente e sufficiente per la realtà del nostro municipio. Però il lavoro bisognava farlo. Quindi dove sta la soddisfazione che mi prende? È che sono fatto un lavoro teorico, però è stato fatto. Io non l'ho mai visto fare prima, quindi sarei, no? Che mi prende in giro, che mi prendete in giro voi può essere anche normale, ma io che mi prendo in giro da solo non funziona. Quindi non posso dire a me stesso che questa cosa no, non è funzionante, è stata sempre fatta, non è stata mai fatta. Da quando sto io qui, nel 2005-2006, quindi voglio dire, prima non lo so, però bisogna stare in terra. Allora, un lavoro che ha portato, come si dice, all'interno di questa delibera, un lavoro di circa 6 mesi, dove con molta pazienza, perché, ma io questo lo do la soddisfazione, lo do neanche tanto al Presidente della Commissione, che comunque era ovvio che no, si è dato da fare, perché sennò dopo si monta la testa, ma lo do a tutti i commissari, lo do a tutti i commissari perché sono stati veramente lì minuziosamente a trovare gli argomenti, le tematicità, come si dice, gli ambienti, i periodi, perché qui quando uno si mette a legge, voglio dire, no? Tutti i calendari, ci hanno messo tutto, quasi tutto ci hanno messo, però voglio dire c'è da sbizzarrirci, no? Da sbizzarrirsi sopra qualunque tipo di iniziativa, anche a seconda degli argomenti, molti possibilità di argomento, di discussione e di organizzazione. Dopodiché abbiamo fatto anche un elenco, ma io non lo so, quindi lo fai vedere a Liberi di Pura Vita, un elenco molto, molto, insomma, lungo e fornito, che tocca tutti i quadranti del municipio, tranne che vedo l'ex circolo degli artisti che hanno detto che non ce lo basta, ma l'hanno messo uguale. Allora, vabbè, questo non mi piace, ma qualcuno dirà perché l'ha messo, perché sapeva, ecco, si pensa, caro direttore, caro presidente, che poi si possa comunque sbloccare, ma se vabbè, vediamo se si sblocca. Ok, detto questo, e quindi c'è questo contenuto che fa la differenza. Ora, se l'avesse fatto il PD, Fratelli d'Italia e 5 Stelle, questo lavoro era da dire ok, positivo, io non mi sento di essere a prescindere negativo in questo ragionamento. Poi è tutto modificabile, questo è il primo, tutto migliorabile. Come diceva chi ha presentato la delibera, ovviamente poi nei vari atti che succederanno, insomma, si dovrà essere più precisi, specifici, si daranno degli indirizzi alla giunta, eccetera, lo deciderà la commissione dove, quando e perché. Dico, quindi penso che ci sia ancora diciamo un buon margine di manovra politica, che è quella che a me interessa. Dice sì, ma interessa pure a voi, a tutti. Ok, sono d'accordo. A me interessa l'attività politica, non mi interessa l'attività tecnica, perché non faccio il tecnico. Mi interessa politicamente dare le indicazioni, poi se ci sono un consigliere 2, 10, 24, sono ben contento che queste indicazioni vengano dalla parte politica, cioè dal ruolo che noi abbiamo, perché c'è tanto di struttura amministrativa con i direttori, con gli uffici, i dirigenti che fanno il loro lavoro. Prima in modo molto furbo il consigliere, diciamo, che omaggiava il direttore, gli uffici, io mi associo, perché se fai mai, no? Quindi non, dove tu arrivi, io già sto lì, per cui anche io mi associo agli uffici, a tutto, allo sex, al direttore, a tutto, bravo, tutto bene, perché giustamente è un lavoro che non esce fuori così se non c'è coordinamento. Questo, io lo voglio dire, è l'esempio della tua provata quando la funzione pubblica, la parte pubblica, la parte amministrativa stanno in comune accordo del lavoro di vai basso. Questo è un risultato. Sarebbe ottimale farlo su tutto, ma non è a volte questo possibile, anche malgrado la nostra volontà.
però se questo si riesce a fare o si riesce a provare ogni qualvolta, io penso che prodotto di questo tipo possono essere più di uno durante la stagione consigliare. Io intanto le dico che sono passati 10 minuti. Mi sono quasi fermati. La conclusione. Allora, visto che sembra che ho fatto una trasmissione, uscirà su Facebook tra qualche giorno qualcosa che dica che il consigliere Giuliano, no, è afferente alla maggioranza, io voglio dire, sono soddisfatto di questo, non è più una novità, giustamente dice la mia amica, e sono soddisfatto, la soddisfazione non è più neanche una novità, se uno è soddisfatto purtroppo non è che può essere, capito? E fate qualcosa che mi togli una insoddisfazione e quindi io la manifesto. E sono soddisfatto di questo lavoro, certo che tra dire fuori di mezzo al mare, e qui dobbiamo essere bravi, al di là non sono entrato nel merito di specificare i vari passaggi che il consigliere ovviamente Guido ha fatto con molta precisione, però voglio dire, si è fatto qualcosa di più del normale, e quindi questa è una cosa che per me, no, che sono qui da 10 anni, la noto, forse qualcuno non è abituato, però io la noto, e quindi sono contento di aver partecipato insieme ai commissari, quindi tutti quelli che hanno dato l'opportunità, speriamo che possa essere d'aiuto e possa portare questo municipio ad avere una rilevanza su Roma non indifferente. Grazie. Grazie consigliere Giuliano, ci sono altri interventi? Consigliere Biondo? Una cosa sull'ordine dei lavori, a meno che il consigliere Giardone nel suo intervento non ci rispiega, se no volevo chiedere una sospensione per vedere gli emendamenti insieme. Mi spiega? Sì, mi spiegherà poi. Il consigliere non ci dice perché ha messo lì a circolare. Adesso daremo anche la parola al consigliere Giannone quando sarà il suo momento, quando chiederà. Mi sembra di capire che ci sarà la spiegazione sugli emendamenti. Qualora qualcosa non fosse chiaro e emergesse la necessità di un'interruzione, valuteremo insieme tranquillamente, nessun problema. Allora, intervento successivo, c'era anche l'assessore che voleva parlare alla fine. Perfetto. Consigliere Giannone, vuole intervenire lei? Ci sono altri interventi? Lui, allora... Dopo Giannone noi interveniamo. Allora, io lo dico subito. Mi sembra di capire che l'intervento del consigliere Giannone sarà sugli emendamenti. Se passiamo agli emendamenti, la discussione generale la chiudiamo. Questo vorrei che fosse chiaro. Si apre un'altra discussione, ma sugli emendamenti. Voglio sì. Dire che questa discussione rispetto a questa delibera ha avuto momenti di confronto vari in tantissime commissioni che noi in questi mesi abbiamo fatto e hanno portato, come ha detto anche il consigliere che mi ha preceduto, a un risultato molto serio. Che noi, io come Roma Popolare, ho condiviso firmando la delibera. Ma rispetto al passato, il riferimento che ha fatto il consigliere precedente, lui viene dalla decima, viene dalla nona. E voglio dire che cose simili a quelle che lui ha detto succedevano anche nel nono municipio. Cioè, a parte, penso che lo interessi anche il mio occhio, voglio dire che a parte, voglio dire, come premessa, io mi sono trovato qui all'inizio della consigliatura ancora con due albi municipali culturali, delle associazioni culturali che sono state soltanto unificate nel 2017 e voglio dire questo anche dimostra un ritardo notevole rispetto a quello che è un'unificazione, io penso necessaria
rispetto anche agli atti che doveva essere fatta in precedenza nella passata consigliatura. Chiaramente come programmazione nell'ex nono una decina d'anni fa qualche cosa era stato fatto, qualche piccolo contributo era stato votato, era stato trovato, io votai contro rispetto a quello. Comunque voglio dire anche rispetto al decimo, mi sembra gli interventi che mi hanno preceduto, non c'era stata una programmazione, non c'era stata neanche una ricerca di sponsor, magari per riuscire a fare un qualche cosa di interessante e di condiviso a livello municipale sotto l'aspetto della cultura. Perciò con piacere ho contribuito a questo rilancio culturale che io spero, chiaro, questa è la vigilanza nostra come opposizione, ci sia nel settimo municipio, che ha visto, e questo mi ha fatto molto piacere, una ricerca da parte della maggioranza di condivisione rispetto ai grossi temi, che poi nelle linee guida noi oggi andiamo ad approvare anche nei regolamenti, una condivisione con l'opposizione. Cioè io ad esempio ho cercato di inserire con forza il discorso della partecipazione e del coinvolgimento dei comitati di quartiere, poi c'è stato rispetto all'indicazione dei luoghi lì dove vogliamo che si svolgano attività culturali. E questo io penso che sia un discorso, quello che è la partecipazione con l'autonomia, che ho sempre ribadito come tema centrale della mia proposta politica, con la solidarietà anche, nella mia proposta politica a livello municipale, ecco, oggi io trovo la valorizzazione di questa mia, di questo mio concetto. Perciò io ho trovato, come ho detto, la condivisione, cioè non è come qualcuno dice, accogliamo, io non mi accodo mai, non mi sono mai accodato, diciamo che ho visto una disponibilità che nel passato, una ricerca di condivisione, che lo devo dire, fosse venuta nel passato da Tridio, da altri partiti, cioè non avrei avuto nessun problema di condividere, perché io ho sempre detto, che qui ho votato tante volte su proposte delibere o comunque mozioni presentate dal PD, ho votato favorevolmente, come ho votato a favore di altre proposte del mio Fratello d'Italia o da 5 Stelle. È il discorso di quello che noi, della cosa che andiamo a votare, di quello di cui noi parliamo e voglio dire, e dell'importanza, perché ho detto anche sui grossi temi, io ho sempre detto sui grossi temi che riguardano il municipio, come quello ad esempio dell'autonomia, adesso è parlato dell'autonomia di Ostia, però il tema dell'autonomia è un discorso fondamentale per me e dico, rispetto a questo è necessario una condivisione di tutti i partiti rispetto a questa necessità, io penso, di governo del nostro territorio, per il governo del nostro territorio. Questo è un tema forte, quello della cultura, del rilancio culturale del nostro municipio, e perciò, come ho detto, io ho condiviso insieme, anche perché ho proposto alcuni temi che sono stati condivisi dalla maggioranza e ho praticamente apposto la mia firma a questa deliberazione. Come ho detto, il discorso della programmazione artistica culturale, che vede anche l'importante momento della partecipazione, che va verso la valorizzazione e diffusione delle iniziative culturali e soprattutto l'identificazione di quelli che sono i luoghi, i spazi, i periodi, i temi, come abbiamo visto e come è stato detto, i tre cardini principali, che anche qui
abbiamo trattato fortemente in commissione e abbiamo trovato una condivisione rispetto al tema, temporalità, spazialità, il discorso della conoscenza generale del territorio, che è importantissimo, la riscoperta delle tradizioni, degli usi e costumi, l'integrazione favorendo il turismo, abbiamo messo il turismo come momento essenziale. Tantissime volte abbiamo parlato di questo tema importante che riguarda il nostro territorio, il commercio di prossimità, l'educazione al rispetto dei beni comuni, la centralità del bene comune, che è anche una proposta che ci vede sempre in un momento di condivisione, e lo sviluppo della comunità, vabbè, tutti i temi. E quello, come ho detto, per me della condivisione, io spero che ci sia forte con i cittadini e con la comunità e con i comitati di quartiere del nostro territorio rispetto a questi temi, a queste linee guida. E poi soprattutto il ruolo centrale del Consiglio Municipale, che voglio dire nel passato anche questo più volte ha difettato, cioè quello dell'indirizzo alla giunta rispetto al dibattito che si è sviluppato in commissione, per poi vede l'approvazione in consiglio municipale. Lo sforzo perciò è la volontà, io spero, di questa maggioranza di trovare anche i fondi necessari e il confronto anche con i privati per arrivare appunto a trasformare questo, che è un buon progetto e che noi abbiamo condiviso, in termini di concretezza e di risposta appunto a queste forti esigenze del territorio. E anche, io ribadisco, il tema della sicurezza, che vede la cultura come tema importante per il rafforzamento della sicurezza nel nostro territorio. E poi ci sarà l'indicazione che chiaramente sarà positiva per ciò. Come una popolare. Grazie. Allora, se siamo arrivati al punto della presentazione degli emendamenti, vorrei ricordare, per facilitare un po' tutti, com'è che si svolge in genere la presentazione e la votazione degli emendamenti, perché mi sono resa conto che c'erano dei dubbi. Allora, uno dei firmatari di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di 5 minuti, sono 9 emendamenti, ve lo dico subito. Gli emendamenti possono essere anche presentati congiuntamente in un'unica discussione e possono intervenire nella discussione un solo firmatario o non più di un consigliere per gruppo consigliare, e questo significa per 5 minuti per gruppo. Successivamente ci sarà una dichiarazione di voto non più di 3 minuti al gruppo e poi si passa al voto. Alla fine, dopo la votazione degli emendamenti, è possibile chiudere la discussione generale con una replica del relatore, del presidente del municipio o di un assessore. L'ho riletto perché ci sono sempre dubbi, mi rendevo conto, c'erano domande, mi si chiedeva, quindi preferisco leggere direttamente il regolamento, in modo che non ci sono... Presidente, sugli ordini dei lavori, posso? Allora a questo punto, visto che lei molto carinamente ha riletto quello che poi è previsto, io penso che sia intelligente sospendere 5 minuti, vedere gli emendamenti, perché se sono tecnici, se sono veloci, si potrebbe poi, si può fare un'unica discussione eventualmente, oppure farne alcuni insieme, alcuni singoli. Ma se noi capiamo qual è il contesto, secondo me acceleriamo poi la... Io penso che se non li facciamo presentare è difficile capire il contesto. Certo. Certo. Essendo tecnici, proprio su questo pensavo, tanto lasciamoli presentare e capiamo, c'è qui anche il responsabile amministrativo che può spiegare ancora di più
di che si tratta, sì, adesso le lascio subito la parola al consigliere Ciancio e quindi poi se c'è bisogno, ma veramente con tranquillità interrompiamo per maggior chiarezza, non c'è proprio problema. Sì, mi dica. Io concordo con lei, scusa, concordo sulla modalità di trattamento a uno a uno degli emendamenti, molto veloce, l'ho guardato, ci sono delle cose che non si capiscono perché magari non ci sono i numeri a fianco, però sono molto chiari, per cui a uno ritengo sia corretta la tua impostazione che quella di... Va bene, quindi proviamo, se non, poi ci rendiamo conto che alcuni sono più complessi, io ringrazio anche... Diciamo, la responsabile amministrativa qui della... tutti quelli che hanno il regolamento a mettere i numeri a fianco perché lì c'era l'equivoco. Va bene, rivediamo di volta in volta, guardi. Allora, consigliere Giannone, lei aveva chiesto la famosa mezz'ora, poi in realtà la mezz'ora se la prenderà per gli emendamenti perché ha possibilità di parlare 5 minuti per emendamento, noi speriamo nella sua clemenza, nella sua capacità di esposizione, magari con l'adiuvato qui dal... Va bene, allora cominciamo. Allora inizierei con il primo emendamento e soppressivo. Si propone di eliminare i commi 4 e 5 dell'articolo 4, sempre dell'allegato A. I commi 4 e 5 erano relativi all'articolo riguardo alla pianificazione della programmazione indirizzo politico, presenza o meno di fondi. E, dunque questi due commi abbiamo deciso di eliminarli perché entravano molto nello specifico tecnico attuativo degli aspetti, toccavano aspetti più altro amministrativi e più che l'indirizzo, per cui rileggendo poi insomma di nuovo l'intero atto e in qualche modo anche leggendo le osservazioni dell'ufficio del parere tecnico-amministrativo, tutto sommato abbiamo comunque fatto questo emendamento proprio perché non toglievano né aggiungevano alcun valore di indirizzo politico né ne toglievano la forza, quindi sostanzialmente proponiamo di eliminare questi due commi. Questo è l'articolo 4, no? Esatto. Poi per quanto riguarda io preferirei leggere, ci dimentichiamo poi questo. Allora vediamoli direttamente. Grazie, questa è la un attimo. Vediamoli direttamente, significa andare di uno in uno, quindi c'è possibilità di discussione, c'è possibilità di garanzia di voto per ogni emendamento. Allora, questo primo emendamento, ci sono interventi? Sì, grazie. No, questa era una delle cose che avevamo visto in commissione, è giusto leggere cosa sopprimiamo, se non così almeno lo sanno, giustamente la giunta del municipio, noi eliminiamo questo comma che è il numero 4, la giunta del municipio con proprio atto di impegno può specificare di sostenere anche ma esclusivamente i costi vivi delle iniziative artistiche e culturali come ad esempio occupazione di suolo pubblico, assicurazione fornitura. Questo qua è uno che è levato, giustamente l'avevamo detto anche in commissione, e quello successivo ogni singolo avviso pubblico, se no andiamo in contrasto anche con la mozione che vi accingete a fare, e quindi è questo sostanzialmente per cui devono essere cassati e non solo questa, altrimenti si va in contrasto con alcune decisioni che avete assunto dopo. Quindi si è capito bene l'emendamento, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, direi dichiarazioni di voto su questo primo emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio? Grazie. Naturalmente la condizione del PD rispetto ai voti espressi da
sia da questo consiglio che della giunta permangono rispetto allo statuto che continua a mantenere una situazione scomoda e di dubbia legittimità, per cui noi, pur presenti in aula, non voteremo né questi emendamenti. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, passiamo alla votazione di questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Primo emendamento approvato con quanti voti favorevoli? Con 12. 3 astenuti e 2 contrari. Non hanno partecipato al voto. Non hanno partecipato al voto pur essendo in aula 2. Allora, passiamo al successivo. A un altro emendamento soppressivo, il numero 2. Consigliere Giannone. Sì, grazie. Allora, l'articolo 7. Abbiamo eliminato, proponiamo di eliminare al primo comma i punti 4, 5 e 6 che recitano minore valutazione per i progetti che si intendano realizzare in data differente da quelle espresse negli avvisi pubblici e quindi negli atti regolanti la pianificazione della programmazione culturale, minore valutazione per progetti che si intendono realizzare in uno o più luoghi differenti da quelli espressi negli avvisi pubblici e quindi negli atti regolanti la pianificazione della programmazione culturale e impossibilità di avere due o più eventi separati, anche se della stessa tematica, nello stesso luogo, nello stesso giorno, salvo che non vi sia intesa e associazione come da punto precedente, però altresì impossibile avere due eventi separati anche se della stessa tematica in giorni e o luoghi differenti. Allora, riguardo al punto numero 4, viene tolto per due motivi. Diciamo che innanzitutto il fatto che sono pleonastici rispetto a quanto avevamo indicato in precedenza, perché noi indichiamo appunto una data, quindi un range di date, comunque sia ogni volta che si fa una un atto di indirizzo bisogna specificare, abbiamo chiesto che venga specificata una calendarizzazione, quindi delle date, quindi da un certo punto di vista all'interno dell'avviso pubblico vi sarà esplicitata una data, quindi sostanzialmente questo punto, che è sostanzialmente un punto che verrà poi utilizzato, sarebbe dovuto essere utilizzato dagli uffici per predisporre e articolare il punteggio da assegnare ai progetti partecipanti, in sostanza può essere tranquillamente omesso, non toglie e non aggiunge appunto alcun che. Il secondo punto, minore valutazione per i progetti che si intendono realizzare in uno o più luoghi, questo è il quinto punto, invece la stessa motivazione, oltre che tecnicamente mi facevo notare agli uffici che non si può diminuire un punteggio, sostanzialmente la prima idea era quella di rendere, proporlo in modo opposto, quindi assegnando un punteggio ad una condizione a chi avesse invece proposto dei luoghi differenti, ma tuttavia anche qui ci siamo resi conto che era preferibile inserire un punto specifico insieme al successivo, il numero 6. L'idea sostanzialmente che volevamo dare con questi due punti era dare un punteggio, quindi in qualche modo favorire la diffusione degli eventi sul territorio ed evitare la concentrazione in alcuni posti, in alcuni luoghi che storicamente si sono stati utilizzati come in passato, come luoghi di cultura. Quindi ciò che noi vorremmo è che la programmazione culturale non solo sia diffusa durante l'anno, quindi come calendario, ma che sia diffusa anche territorialmente all'interno quindi di un singolo evento, e quindi preferire programmazioni che
si fanno magari in una ricorrenza in più punti del municipio. Quindi sostanzialmente abbiamo eliminato 4, 5 e 6, però poi vedremo che ne abbiamo aggiunto un altro che specifica meglio questo concetto di diffusione sul territorio. Sarà l'ultimo, poi ve lo descriverò. Grazie. E aggiuntivo per questo motivo, dal punto di vista tecnico-amministrativo, va discusso in fondo. No, questo è aggiuntivo, dicevo, all'ultimo emendamento che poi va a sostituire quello che viene soppresso con questo, con il 2 si sopprime qualcosa che verrà invece riaggiunto con l'emendamento numero 9, se ben capisco, ma da ordine degli emendamenti è l'ultimo che viene discusso. Allora, ci sono interventi in merito, consigliere? Allora, non litigate, chi vuole intervenire per primo? Benissimo, consigliere. Sì, grazie Presidente, perché volevo aggiungere oltre a quello che ha detto giustamente il Presidente Giannone, che l'avviso pubblico non si può inserire un punteggio negativo per i progetti che vengono rappresentati dal territorio, quindi c'è tutti i punti dove riportava minore valutazione e andavano tecnicamente tolti, tutto qua, grazie. In ordine dei lavori volevo dire una cosa, sì, Presidente. Diciamo. Posso? No, giustamente mi ha fatto piacere che ha ripetuto questo capogruppo, ma interviene uno per ogni gruppo. Sì, uno per ogni gruppo. E qui davvero era già intervenuto il signor. No, c'è quella la presentazione. Ah, quella era la presentazione. No, mi ha fatto piacere ascoltare il chiarimento puntuale di capogruppo. Questo è il suo intervento, consigliere Ciancio, perché poi anche lei. Allora, capisco che la parola minore in questa delibera ovviamente crea il problema dal punto di vista, diciamo, della differenziazione, no? Come una sorta, diciamo, di prevalenza a chi più e chi meno, e quindi non si può prevedere in un bando. Però, avendo letto anche il nono che si farà dopo, cioè il concetto di questa commissione, e poi non so se mi sono perso per strada, però dico, il 4, 5 e 6, quando noi mettiamo minore, sostituendo la parola minore ovviamente, cioè rendendo un significato diverso, però noi volevamo intendere che i progetti che non si realizzano nelle date dello specchietto da noi identificato dovrebbero avere una valenza minore. Questo era il fine. Mo io capisco che non si può mettere qui la parola minore valutazione, ma mettiamo che i progetti che non vengono effettuati nelle date previste non vengono accettati. Cioè questo leva ogni dubbio. Perché sennò, se noi vogliamo andare in quel senso, quindi minore valutazione dei progetti che si intendono realizzare in date differenti, minore valutazione dei progetti che si intendono realizzare in uno o più luoghi differenti, quindi se qualcuno non ci segue, questa è la volontà che non ci segue, o in data o in luoghi, noi dobbiamo far capire che questa era la fine. Allora dice, dobbiamo dire, nei luoghi e nelle date non vengono accettati. Poi, se uno invece utilizza lo stesso luogo, la stessa data, più di un progetto, allora va bene, no? Questo forse il 6 aveva più senso di essere modificato, perché, no? L'impossibilità di avere o più eventi separati, non due più eventi separati, nella stessa data, nello stesso luogo, nello stesso giorno, forse quello non si può evitare. Basta cambiare l'impossibilità. No? Forse, forse non si può evitare il fatto di dire che due associazioni non presentano sullo stesso luogo, perché forse non si sentono e quindi non lo sanno. Poi lì uno può intervenire in modo diverso. I primi due, secondo me, tolta la parte, la parola o il senso negativo da amministrativo, bisogna trovare il modo da poter mettere allora che, no? Perché il 9 non, secondo me, non rende l'idea, cioè non sostituisce il significato che noi volevamo dare in questo 4 e 5. Poi ditemi voi se io ho detto una cosa che non è... No, quindi per questo dico, Presidente, io non mi trovo d'accordo se cambiamo il concetto.
cambiamo l'asse, cioè comunque deve essere il significato, la parola, la distribuzione di quello che è, però il concetto deve rimanere. Presidente, riguardo all'ordine del giorno, posso replicare come intervento finale oppure prima della dichiarazione di voto? Non ricordo. Allora, in realtà facciamo una discussione, non dovrebbe essere una discussione in questo modo, in realtà. Allora, a questo punto io direi che c'è bisogno di sospendere, veramente, perché non si può fare un dibattito sull'emendamento, quindi non c'è altra scelta. Se dovete intendervi sul Facebook, sulle come. Non vedo altra soluzione. Scusi Presidente, solo una cosa, perché siccome li stiamo discutendo uno per uno, cioè potremmo essere costretti a sospendere uno per uno, perdiamo 7 ore. No, potremmo sospendere e vedere tutti insieme. Tutti insieme. Assolutamente. Va bene, grazie. Assolutamente. In modo che vi chiedete le idee su ogni cosa e torniamo per. Ditemi voi tutti quanti quanto pensate ci voglia, sono. Secondo il primo emendamento mi sembra che ce ne rimangono 8, quindi 10 minuti se ce la fate, magari 10 minuti va bene. La seduta dal punto in cui eravamo rimasti ed eravamo all'emendamento numero 2. Sì, allora mi era già stato illustrato dal consigliere Giannone e c'era stato l'intervento del consigliere Giuliano in merito, che però non mi posso esprimere se non so la parte finale. Scusi Presidente, se posso fare una proposta, siccome abbiamo discusso anche sì, io sono completamente facciamo d'accordo. Un'unica di tutti e tre. Presidente, scusi, io a meno che non poi ogni gruppo non ha 20 minuti per parlare di tutti gli emendamenti, se no preferirei uno a uno, perché di ognuno abbiamo discusso nel merito e penso che sia importante, dato appunto il lavoro che si è fatto negli ultimi mesi su questa questione, concludere in bellezza e senza fretta. Allora, facciamo una cosa, se riusciamo ad essere veloci sull'uno a uno si può anche fare. Magari ce ne sono alcuni su cui non abbiamo avuto nessuna. Non abbiamo voluto discutere neanche lì e possiamo anche rinunciare all'intervento. Sugli altri. Sì. Va bene, intanto ce l'hanno già abbiamo discusso. Sì, no, era per velocizzare più che altro. Allora, eravamo all'emendamento soppressivo numero 2, quello che toglie i punti 4, 5 e 6 dall'articolo 7, comma 1 dell'allegato A. È stato spiegato, c'è stato un intervento, sì, consigliere Bruno vuole fare un intervento su questo? Sì, per concludere la discussione precedente, siamo chiariti anche durante la sospensione, io volevo dire che noi accogliamo favorevolmente questa soppressione, anche perché la questione del minor punteggio da assegnare era una delle questioni che avevamo posto in commissione, proprio per quello che si diceva prima, ovvero che al massimo si può dare all'interno del punteggio un incentivo, non si può dare un punteggio minore, e questo veramente a dimostrazione che non tutte le questioni che poniamo sono pretestuose, in questo caso anche gli uffici ci hanno dato ragione. E quindi la questione da discutere e che abbiamo discusso anche durante la sospensione è che i progetti che non rientrano nell'ambito delle date o dei luoghi che saranno all'interno del bando non è che non possono essere assolutamente accettati dal municipio, ma come si diceva prima non vengono finanziati nell'ambito di quel bando, questa cosa l'abbiamo chiarita. Quindi su questo volevo ribadire questa cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto in commissione e su questo, nonostante sappiate qual è la posizione del Partito Democratico, noi abbiamo dato dimostrazione di collaborazione e di voler lavorare insieme, mi dispiace che arriviamo tutti noi con 10 emendamenti a noi stessi e che quindi rallentiamo questa discussione e che dobbiamo fare questa figura con noi stessi oggi, mentre queste questioni le avevamo discusse nell'ultima commissione e saremmo potuti arrivare con un testo più pulito.
C'è stata una unanimità rispetto a questo, cioè, senz'altro voto favorevole. Ok, dichiarazione di voto? Vabbè, ormai è fatta. Giuliano? Sì? No, così dico quello che a seguito insomma, dell'intervento, che lo dico qui, cari colleghi consiglieri di aula, lo dico qui per parlare anche agli altri. Su questo emendamento mi era cresciuta un po' d'ansia perché sembrava nemmeno alcune posizioni politiche che la Commissione aveva preso, no, per essere maggiormente chiara. Ecco perché è servita insomma, la sospensione ed è servito la verifica e il confronto. Abbiamo verificato che questo emendamento sostitutivo e anche quindi, come si dice, lo schema diciamo, sì, soppressivo e lo schema quindi successivo ha, come si dice, riportato il senso del contenuto che non è stato modificato dell'indirizzo politico che questa commissione, questo municipio voleva dare a questa programmazione. Quindi, da lì la tranquillità insomma del proseguimento dei lavori con l'approvazione di questo emendamento. Sì, altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo direttamente alla votazione. Favorevole all'emendamento? Contrari? Astenuti? Non votanti. Non vota in aula. Con 16 voti favorevoli l'emendamento viene approvato. Passiamo all'emendamento successivo, il soppressivo numero 3. Consigliere Giannone. Sì, allora, per quanto riguarda emendamento soppressivo numero 3, si propone di eliminare l'articolo 6 dell'allegato A, dopo la parola organizzazioni, la parola territoriali e dopo le parole private, il testo aventi sede legale operante all'interno del municipio stesso. Questo emendamento segue diciamo, la raccomandazione della tecnica amministrativa del direttore di area, per cui sostanzialmente lo accogliamo naturalmente per diciamo come fatto tecnico, pur rassicurando i consiglieri che ciò che avevamo comunque previsto, cioè quello di sviluppare quindi come programmazione culturale anche diciamo, quelle che sono le associazioni che territorialmente operano nel nostro municipio, aggiungendo inserendo all'articolo 7 quel primo punto, quindi maggiore valutazione ai progetti presentati da soggetti iscritti al registro delle associazioni culturali istituito con deliberazione del Consiglio Municipale numero 13 del 2017. Quindi sostanzialmente questa l'eliminazione e quindi l'alleggerimento di questo punto sostanzialmente non cambia il senso politico di indirizzo che avevamo comunque concordato nelle commissioni. Grazie.
consigliere Ciancio. Come io ringrazio comunque per questa puntualizzazione, però questo emendamento si rende necessario perché gli uffici ritengono inopportuno aventi sede legale o operanti all'interno del municipio stesso. Vorrei ricordare agli stessi uffici che l'articolo sull'attribuzione del punteggio per i centri sportivi municipali, la stessa dicitura viene riproposta. Quindi o è inopportuno oggi o dovrà essere per tutto, perché nella delibera che istituisce i centri municipali, i centri sportivi municipali, c'è la stessa dicitura. Quindi non era sbagliato scrivere aventi sede legale o operante all'interno del municipio. È stato già ripetuto in altri atti e altre delibere del municipio e in altri avvisi pubblici. Per cui è stato superato il problema, però mi sembrava che il parere degli uffici dire che è inopportuno scrivere questo, mi sembra che deve essere trattato sempre allo stesso modo l'opportunità di usare dei termini amministrativi corretti o non corretti. Io ritengo che non è che non sia corretto scrivere così, però se voi abbiamo trovato una quadra, avete trovato una quadra, ben venga. L'ho ripetuto, così potete controllare eventualmente altri atti del municipio in cui viene riproposta questa dicitura. Soprattutto l'esempio è quello delle centri sportivi municipali. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Dichiarazioni di voto? Mi sembra che non ci siano neanche dichiarazioni di voto. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento viene approvato con 16 voti favorevoli, e nessuno astenuto e due non votanti, pur essendo in aula. Passiamo all'emendamento successivo, al sostitutivo numero 4. Consigliere Giannone? Allora, l'emendamento sostitutivo numero 4 si propone di sostituire l'articolo 4,2 dell'allegato A al primo di quel testo l'impegno con il testo la destinazione, un fatto puramente tecnico-amministrativo che accogliamo e quindi diciamo penso che su questo non vi sia altro da aggiungere da parte mia. Ci sono interventi? Consigliere Biondo. Sì, anche per questo emendamento accogliamo favorevolmente questa modifica perché era una delle altre questioni che avevamo posto nell'ultima commissione, perché è vero, come dice il Presidente della Commissione, che è una questione tecnica, ma è una questione tecnica fondamentale perché ci sembrava che si confondesse diciamo, il ruolo amministrativo con quello politico. Infatti prima era specificato che l'impegno fondi doveva essere fatto da parte della Giunta, noi avevamo chiesto in commissione per quale motivo diciamo, non dovesse essere l'impegno di fondi con una determina dirigenziale come avviene solitamente da parte degli uffici. Infatti la modifica va nella direzione che è la Giunta deve indicare la destinazione, non l'impegno personalmente, quindi siamo contenti che nonostante diciamo, modificate di noi, modificate degli uffici solamente che fate bene, sia stata accolta questa questione, questa osservazione del PD. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, no, solo per specificare alcune questioni, perché noto con piacere che oggi c'è l'onniscienza del Partito Democratico. In commissione un esponente del Partito Democratico aveva addirittura detto che l'impegno dei fondi si poteva fare con delibera municipale, quindi questa cosa della destinazione ce l'ha detto il Movimento 5 Stelle, l'ultima commissione, quando l'atto non si può più modificare perché è stato già depositato, sono libero, cioè come sapete dal Regolamento poter ricominciare, e questo è il motivo per cui stiamo facendo adesso l'emendamento. Va bene? Ora ce ne capisco che però non ci mettiamo le cose, grazie.
Altri interventi? Non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Non ne vedo, votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Penso la stessa situazione di prima, 16 voti favorevoli, 2 non partecipanti al voto e quindi viene approvato anche il numero 4. Passiamo al numero 5. Consigliere Giannone? Sì, si propone di sostituire all'articolo 5,6 dell'allegato ai seguenti punti: edifici scolastici in territorio municipale previo parere positivo del dirigente scolastico con edifici scolastici in territorio municipale e loro pertinenze, comprese le palestre scolastiche, previo parere positivo degli organi competenti. Punto 7. Fermate della metropolitana in territorio municipale si propone di sostituire con stazioni della metropolitana in territorio municipale e loro pertinenze. Punto 8. Ippodromo di Capannelle con impianti sportivi di Roma Capitale di rilevanza comunale e municipale e loro pertinenze. Sostanzialmente con questo emendamento abbiamo, leggendo abbiamo voluto anche ampliare le pertinenze di questi specifici edifici e la possibilità di fare eventi, chiaramente previo parere degli enti che lo gestiscono, e quindi abbiamo semplicemente puntualizzato tecnicamente questi tre punti. Interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, su questo emendamento infatti mi fa piacere spendere due parole, perché rende merito il fatto che anche se in quest'Aula sono stati votati degli emendamenti, dopo un lavoro effettuato, scelto sì, non ci mancherebbe altro, ma comunque ha richiesto un intervento di natura amministrativa, come dicevo prima, che lavorando in simbiosi interviene e aiuta a tirare fuori una delibera degna di tale nome, per cui noi ci atteniamo a questo. Però poi questo invece è un passaggio politico, cioè è una modifica di un emendamento sostitutivo che ha un carattere politico. Perché? Perché forse ci è sfuggito in commissione, presi dalla linea maestra, quando abbiamo detto ovviamente edifici scolastici, no? E territorio municipale, per noi poteva essere inteso tutto. Invece, mentre abbiamo fatto la sospensione, quindi è interessante capire questo, perché è così che secondo me si lavora, si può correggere, e questo emendamento porta la matrice politica a dire: benissimo, facciamo il rischio della sintesi principale e quindi anche le loro pertinenze. Quindi è questo che è l'elemento fondamentale. Nel leggerlo, e vale ovviamente per la legislazione metropolitana e per gli impianti sportivi, le loro pertinenze, perché sembra una banalità, ma sono quelle che a volte fanno la differenza, in spazi e luoghi che permettono l'attività culturale e l'intervento organizzativo di eventi. Per cui questa è una cosa che da me, insomma, se prima abbiamo aggiustato il tiro dovendo rientrare in un meccanismo di legalità amministrativa, adesso abbiamo fatto un passaggio ulteriore per l'azione politica. Importante averla compresa, e meglio tardi che mai, non significa che abbiamo fatto un voto di 6 mesi, ma ci siamo accorti qui, e quindi ben venga. E Fratelli d'Italia, questo è sempre, è stato e sarà sempre, come si dice, di aiuto dove è possibile, per poter comunque dare forza a questo tipo di posizionamento politico. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? No? Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 16 favorevoli e 2 non votanti. Bene, approvata anche la.
consigliere Giannone. Grazie, adesso leggerò il emendamento numero 6 che abbiamo leggermente modificato in un punto, di comune accordo con anche gli altri consiglieri dell'opposizione. Dunque, si propone di sostituire all'articolo 7,1 dell'allegato A il punto 7,8 con i seguenti punti. In caso di più graduatorie, ad esempio associate a tematiche differenti, cui afferiscono le iniziative artistiche e culturali, al termine dell'assegnazione dei fondi ai progetti vincitori, è possibile ridistribuire eventuali fondi residui sulle graduatorie ancora non esaurite. In caso di ulteriori fondi, secondo punto 8, in caso di ulteriori fondi resisi disponibili in bilancio successivamente all'espletamento dell'avviso pubblico e nelle corrette tempistiche del calendario stabilito con correlato atto di indirizzo per la Giunta, la Giunta, previo parere del Consiglio del Municipio, può destinare i fondi per permettere lo scorrimento delle graduatorie se non esaurite. Sostanzialmente il senso di questi due punti è quello di garantire che fondi eventualmente ancora disponibili dopo l'assegnazione, dopo una prima assegnazione su una o più graduatorie e che rimangono ancora quindi diciamo disponibili, possano essere ridistribuiti su altre graduatorie dello stesso bando naturalmente. Quando parlo di più graduatorie parlo della possibilità chiaramente di fare un avviso suddividendo, quindi con la possibilità di assegnare fondi per esempio per tematiche differenti, per cui quello che noi diciamo è che se una graduatoria su una tematica vede alcuni fondi residui sostanzialmente, questo permette che questi soldi possano essere ridistribuiti sugli altri, sulle altre graduatorie, quindi permette uno scorrimento e quindi in qualche modo far sì che i soldi vengano utilizzati tutti e che non rimangano, perché noi poi abbiamo il problema di cosa fare di fondi che rimangono. Il punto successivo sostanzialmente afferma che in caso in cui vi sia un avviso pubblico che ha già assegnato dei fondi per una programmazione su un certo calendario e durante l'espletamento, dopo che l'avviso pubblico ha espletato il suo iter e quindi ha già predisposto, sono già state predisposte le graduatorie, quando arrivano nuovi fondi il Consiglio del Municipio quindi dà un parere su come questi fondi possano essere aggiunti al bando, per poter essere utilizzati sulle graduatorie già formate. Questo ci sembra utile nel caso in cui non vi siano i tempi tecnici per poter espletare, quindi poter utilizzare i fondi aggiuntivi in caso di tempi ristretti. Sostanzialmente quindi abbiamo concordato questo previo parere del Consiglio Municipale perché in questa maniera prima che la Giunta destini questi fondi ha comunque un indirizzo, quindi agisce la Giunta sotto indirizzo del Consiglio e quindi sostanzialmente sotto l'indirizzo politico rimane in capo a questa Assemblea. Ci sembrano due punti di buonsenso che servono per utilizzare i fondi che oggi sono magari limitati, ma speriamo in una maggiore, maggiore afflusso nell'anno prossimo. Quindi in qualche modo vogliamo fare in modo che i fondi possano essere, per quanto esigui, sfruttati al massimo e al meglio delle potenzialità. Sì, prima ancora di procedere agli interventi successivi vorrei ricordare che il tempo previsto per la seduta di oggi è scaduto o sta per scadere, e quindi vorrei chiedervi se siete d'accordo in una proroga, una mezz'oretta. C'è un altro atto, sì, la mozione collegata a questa stessa delibera.
Io direi una mezz'oretta, ce la possiamo fare, una mezz'ora, prolunghiamo di una mezz'ora. Quindi la seduta si prevede, la chiusura si prevede alle 18. Allora, sì, intervento con... Grazie Presidente. In questo caso devo dire contrariamente non siamo d'accordo per quanto riguarda il primo emendamento, ridistribuire somme residue è possibile rispetto al bilancio che abbiamo sulla programmazione, non dovrebbero restare fondi residui per quanto riguarda gli impegni presi, per cui è inutile inserire questo emendamento da voi peraltro. L'avevo già detto, non ritengo che la graduatoria possa essere a scorrimento, perché se si è fatto un avviso pubblico per degli eventi, poi arrivano delle risorse, non può trovare beneficio quello che è in coda alla graduatoria assolutamente, per un evento che non è lo stesso per quello che ha partecipato. Quindi assolutamente non rimarranno fondi e non è necessario. Per quanto riguarda in caso di ulteriori fondi disponibili, ciò vuol dire dopo dicembre arrivano fondi nuovi col nuovo bilancio, correttamente è giusto che il Consiglio possa dare un indirizzo, ma non un parere, perché non c'è un atto su cui dare un parere, deve necessariamente fare una delibera per allocare quelle somme che sono arrivate nuove, quindi è un indirizzo del Consiglio, quindi non può essere un parere. Quindi formulate bene l'emendamento, giustamente non è la Giunta può seguire l'indirizzo che il Consiglio dà attraverso un atto deliberativo, che possa essere una risoluzione, che possa essere una delibera, se no diciamo delle cose che non vanno bene. Continuando sempre gli stessi fondi sulla stessa graduatoria mi sembra alquanto di favorire una graduatoria fatta prima con dei fondi che arrivano dopo, ed è il caso di fare altro avviso pubblico. Mettiamo il caso che un'associazione non può partecipare a un bando che fate adesso per i fondi da spendere sino a dicembre, arriveranno dei fondi nel nuovo bilancio, cioè ne beneficeranno solamente le associazioni che arrivano oggi? Mi sembra quanto ogni volta che c'è un avviso pubblico, una somma, dobbiamo dare pari dignità a ogni associazione esistente sul nostro municipio. Abbiamo favorito l'operazione che chiede il municipio, abbiamo favorito alcune cose, ma la madre di tutto è questo articolo che avevo già detto in commissione e lo ribadisco ancora. Inviterei la maggioranza e anche i gruppi di minoranza che hanno concordato questo emendamento di rivedere previo parere. Ma quale parere? Mica ci arriva, dobbiamo esprimere un parere su un indirizzo che diamo noi, il parere è un'altra cosa. Per cui ragionate bene su come esprimere meglio questo aspetto, altrimenti i bizantinismi nei regolamenti creeranno solo proteste e malcontento in tutte le associazioni territoriali che dovranno, ahimè, adeguarsi a questo stillicidio di graduatorie. È molto semplice perseguire la strada maestra, un avviso pubblico, un evento. L'evento partecipano, somma disponibile, spese sostenute, rendicontazione finale. Mi taccio. Grazie. Verrà specificato anche l'indirizzo a posto di parere. Va bene.
Per quanto invece riguarda, io vorrei rispondere all'intervento precedente, cioè non è che l'amministrazione municipale fa la spartizione dei panni e dei pesci sul territorio, che tutti devono usufruire dei fondi, come è stato detto. Qui che arriva prima, allora qui c'è una graduatoria, scorre questa graduatoria. Fatevi parlare. C'è punto primo, punto secondo. Io l'incendio, io ho capito per meno della metà il senso del consigliere che mi ha preceduto, poiché quando prima abbiamo argomentato questo emendamento il Partito Democratico era presente, era favorevole e ha anche dato consigli buoni. Quindi poi se ne consiglio per dire totalmente il contrario rispetto a quello che si è detto prima. Cioè, a me sembra una cosa totalmente assurda, non so se se è per la telecamera, se per quindi per concludere, ho specificato la notifica, quella sì che è opportuna dell'emendamento, ci metteremo atto di indirizzo e non parere, questo è giusto, per tutto il resto ci rispieghiamo tranquillamente al mittente perché sono cose inventate. Grazie. Allora sì, c'era questa cosa, insomma noi volevamo mettere in evidenza, cara Presidente, che nel secondo pezzo dell'emendamento fosse modificato la parola giunta, cioè l'atto di indirizzo per la giunta e conseguentemente no, come un atto di indirizzo del Consiglio alla giunta. Questo perché? Perché principalmente essendo stato abituato ovviamente ad una giunta che prima parlo aveva un potere totale su quello che poi si decideva anche in Consiglio, cercare di capire oggi che il Consiglio, quindi le commissioni e i consigli possono essere un elemento importante, no? Quindi della gestione di un municipio. Quindi mi sembra quindi oggi che toglie un po' di potere alla giunta e lo dà al consiglio e ai consiglieri. Per cui l'indirizzo è giusto che lo dia l'assemblea. Per quanto riguarda il ragionamento, a parte questo articolo 7, direttore, l'abbiamo ammazzato, questo articolo 7 è stato proprio sventrato. Dal primo emendamento tutto sul 7 abbiamo modificato, vabbè, okay. Se toglievamo su 7 forse avevamo già risolto il consiglio, ma comunque i soldi, certo tutto questo diceva i soldi no aumenteranno, noi facciamo tutto questo affinché i fondi potranno aumentare. Io do una bella notizia che a Comune di Roma sono avanzati 60, cioè c'è un avanzo di 64 milioni. Quindi voglio dire, qualche cosina ce la daranno pure al nuovo municipio, no? Giusto? Voi preoccupate di andare a Raggi e un milioncino ce lo spostiamo di qua, 64 milioni. Io dico, ma quanto mai abbiamo visto 64 milioni? Vabbè, però comunque questa è proprio la cosa. Però mi ricordo, non è sempre domenica, cari consiglieri del 14 stelle, non è sempre domenica, perché oggi siamo stati buoni, molti di un po' di meno, però noi siamo stati un po' più buoni, perché uno ci ha fatto il cuore, l'altro c'è il tuo scicolo, l'altro la pelle, non abbiamo inciso più di tanto, chiaro? Poi l'argomento era già stato trattato abbondantemente in commissione, quindi può andare così, però preparatevi a momenti futuri. Quindi questi due emendamenti ovviamente rendono l'idea che per quanto ci riguarda ha tolto il passaggio della giunta, perché oggi potrebbe essere questa la volontà, poi la giunta successiva lo sarà per quello che pare, intanto oggi diamo un senso di equilibrio fra le due organi, no, giunta e consiglio, e quindi anche il ruolo del municipio che decide eventualmente altri soldi se arrivano dove devono andare, sempre all'interno della stessa voce ovviamente, ma su quali poi settore, no, poterli o in modo equo o le due settori. Quindi siamo favorevoli, per tutto il resto c'è Mastercard. Come ha detto il consigliere Giuliano, siamo buoni, io poi sono buono, anche se come mio presidente non è più possibile che un
cambia gli emendamenti. Io sono andato lì, dice no, gli emendamenti sono finiti, bisogna che in futuro sia un emendamento, l'emendamento per ogni gruppo. Non è possibile che si arriva che un gruppo non c'è la professoria, no? Io voglio dire, sono un po' in chiaro che oggi è l'ultima volta che io partecipo al consiglio dove poi non c'ho gli emendamenti perché sono esauriti, non è più possibile un discorso del genere. E anche perché non c'ho quella possibilità. Poi rispetto a questo, noi quando ci siamo messi in capogruppo adesso abbiamo detto che la giunta ha sentito il consiglio municipale, poi dice col parere del consiglio municipale, io voglio capire perché non l'ho capito rispetto a questo, come si è chiuso e come si vota col parere? Atto di indirizzo. Allora con due atti di indirizzo, uno precedente e uno successivo rispetto alla correzione? C'è un atto di indirizzo, io non ho l'emendamento perché purtroppo non me l'hanno dato. L'indirizzo è del consiglio per. Poi se successivamente c'è il discorso che la giunta stessa può direttamente destinare i fondi per mettere lo scorrimento. No. Noi abbiamo detto che in capogruppo ho sentito il consiglio municipale. Con atto di indirizzo, non possiamo con atto, ecco, con atto di indirizzo, perfetto. Questo è il momento giusto per chiarirla. Quello che voleva dire il consigliere Ciancio e per il quale abbiamo discusso durante la sospensione è che noi trovavamo assolutamente inaccettabile politicamente che fosse la giunta in un momento oltretutto in cui c'è la fretta di destinare delle risorse a decidere direttamente dove destinare questi fondi. Vorrei spiegare perché anche agli altri consiglieri che non erano presenti durante la discussione, perché invece su questo va bene il consigliere Guido a ringraziarmi, ma in realtà lui dovrebbe ringraziare di questa sospensione la Presidente del Municipio e tutta la sua giunta, perché abbiamo fatto un esempio semplice. Se nell'avviso pubblico che proviene dall'atto di indirizzo della Commissione ci sono tre avvisi pubblici, facciamo un esempio semplice che abbiamo fatto anche prima, uno per l'arte, uno per la musica e uno per il cinema. Nel frattempo il bando è chiuso, nel frattempo arrivano al municipio 10.000 euro. Se fosse questo emendamento fosse rimasto com'era, la giunta in autonomia, senza chiedere nessun parere, avrebbe potuto decidere di destinare quei 10.000 euro solo al bando sull'arte o solo al bando sulla cultura o solo al bando sulla musica. E come ho detto ai miei colleghi prima, a quel punto noi non saremmo venuti in consiglio a fare un'interrogazione, ma saremmo andati direttamente in Procura della Repubblica per capire chi era quel soggetto idoneo o non beneficiario, che quindi grazie a quei 10.000 euro con lo scorrimento della graduatoria risultava vincitore del bando. Dato che vogliamo evitare questo, abbiamo suggerito anche alla maggioranza di non fare una cosa del genere, di non dare una responsabilità del genere alla giunta, perché se no si sarebbe potuti appunto incappare in una situazione spiacevole, perlomeno dal punto di vista, guardatelo, delle opposizioni e dei cittadini che sono qui per controllare questo lavoro. E quindi abbiamo richiesto che anche in un momento di fretta come può essere quello in cui poi lo vogliamo vedere, quando è che arrivano dei fondi in extremis per la cultura e i municipi, però ci vogliamo credere, anche in quel caso noi crediamo che debba essere convocato un consiglio urgente anche a 24 ore per discutere della questione. Quindi nel merito della modifica, dell'emendamento all'emendamento, noi siamo contenti per voi che abbiate accolto questa nostra proposta. Ci sembra allucinante che portiamo un emendamento sostanziale alla discussione sempre oggi in consiglio e che ancora non sono chiari i ruoli del consiglio, della giunta e dei funzionari del municipio. Tutto qui. Dichiarazione di voto. Consigliere Guido. Grazie.
Presidente, io ormai ho questo brutto ruolo di rispondere purtroppo, anche se questa dichiarazione che votiamo, cioè in quel chiaro che naturalmente è a favore. Ma intanto specificare alcune cose, cioè intanto non si parla di tre bandi per tre tematiche, ma il riso pubblico è uno, e ingloba tutte e tre le tematiche. Punto uno. Punto due, il consigliere Ciancio non si è minimamente riferito al fatto, c'è la giunta giusta che avete anche proposto voi, la questione del consiglio, cioè, ma ha parlato che era in disaccordo con lo scorrimento delle graduatorie, e non c'entra niente. Come poi, punto... Poi l'ultimo punto che volevo riferire, e chiudo, è che... E che riferisco quanto detto prima, cioè se il Partito Democratico c'ha tutta questa sorta di onniscienza che viene nella seduta specifica del Consiglio Municipale, cioè voglio ricordare che prima di depositare l'atto c'è stato un mese di discussione. Ma hai fatto tu gli avvenimenti? C'è stato un mese di discussione in commissione. Basta, consigliere Ciancio, basta. Il Consigliere non si è realizzato. Quindi io capisco che vogliono partecipare, ce ne sono poco. Abbiamo anche a poco. Abbiamo anche a consigliere Ciancio. Adesso però rimaniamo nella dichiarazione di voto, per favore, consigliere Guido. Penso che stiamo andando un po' tutti quanti. Quindi, per concludere... Sì, ma lei non è che può... non può interrompere. Lei ha interrotto prima ancora che facesse il nome. No, no, no. Fatto prima il nome che io dovevo parlare. Penso che ci sarà il video che farà vedere che lei ha parlato sopra tutto l'intervento. Presidente, io la controreplica alla dichiarazione di voto non l'ho mai vista, quindi ce la faccio con lei. Chiudo il mio intervento. Sì, ma cosa che si diceva la consigliere Ciancio, chiudo il mio intervento dicendo, perché ci fa l'educazione per un principio di fila. Mamma mia. Che tutta questa voglia, come dire, di approfondire, di fare questa sorta di scienza, dato ci poteva lasciare un mese in commissione, grazie. Dichiarazioni di voto, ce ne sono altre? Consigliere Totti. Voglio dire che noi, che io come una popolare, senz'altro ho insistito molto rispetto al fatto della centralità del Consiglio e perciò della convenzione in questo senso dell'emendamento, perciò voglio dire non c'è stata solo una parte politica dell'opposizione che ha fatto questo, ma dico tutta l'opposizione, senz'altro come popolare ha voluto questa correzione che è centrale, importante proprio per il ruolo che noi abbiamo ribadito e che la maggioranza ha accettato comunque e comunque condivide, quello del ruolo centrale del Consiglio di indirizzo rispetto a quelle che sono le espressioni della Giunta. Sì, come Fratelli d'Italia appunto siamo favorevoli. Io prima avevo detto nel ragionamento, no? Ho fatto l'esempio della giunta precedente e questa attuale. Questa modifica confrontata appunto con il direttore che ci ha dato l'elemento preciso da scrivere, da mettere dentro l'emendamento, quindi come atto di indirizzo. Il fine era quello di, appunto, come diceva il collega, di essere più centrali. Probabilmente prima questo non avveniva, oggi è un elemento importante su una programmazione di questo tipo. È importante che la commissione competente e il consiglio tutto abbia la forza e il potere di poter comunque dare l'indirizzo politico. Prima nell'emendamento precedente c'era quell'altro discorso, dicevamo appunto delle pertinenze, sono atteggiamenti politici, sono posizioni politiche importanti, qui si parla di politica, per cui anche in questo caso è voluto il fatto di dire che la giunta non deve autonomamente dire dove vanno i soldi e che cosa si fanno con i soldi, glielo deve dire un consiglio legittimamente votato. Questa era la volontà che ha messo appunto l'opposizione, che io ho visto recepire tranquillamente dai banchi di maggioranza, perché hanno percepito ovviamente un qualcosa di giusto e di positivo. Altre dichiarazioni di voto? No? Bene, allora votazione. Emendamento sostitutivo numero 6, favorevoli? Contrari? Astenuti? Siamo quindi 16 voti favorevoli e 2 non votanti. Siamo all'emendamento aggiuntivo numero
7, consigliere Giannone. Grazie Presidente, questo emendamento si propone di aggiungere all'articolo 5,6 dell'allegato A, dopo l'Argo Padre Leonardo Febbre, il testo l'Argo Spartaco. Sostanzialmente inseriamo tra l'elenco dei luoghi della cultura del Municipio VII anche l'Argo Spartaco. Diciamo che siamo accorti di questa mancanza di una parte di territorio che comunque è come circoli artistici, è un'area comunque che ha delle sue specificità, delle sue diciamo tipicità, vorrei dire, e secondo noi è importante che faccia parte di questo insieme di luoghi dove vorremmo che si sviluppassero attività culturali. Quindi diciamo, benché in extremis, siamo ben lieti di, almeno noi come Movimento 5 Stelle, adesso proponiamo a voi di inserire questa ulteriore area tra quelle previste nella delibera. Interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Prima che interviene no, dico prima, scusi Presidente, ma è stato decetto perché tra ex articolo circo degli artisti e l'arco Spartaco qua è stato ambiente qualcosa che non quadra. Però, siccome bisogna essere buoni, cioè non è pretestuosi nei ragionamenti, va bene, l'arco Spartaco è stato messo in extremis, mi auguro che non sia stato un extremis estremista, mi auguro, e che quindi chi possa andare in quello spazio possa essere tranquillamente, no, possa godere di questa possibilità e di quel luogo, chiaro? Quindi era tutto qui, non mi tranquillizzate però lungo, perché ci sono delle situazioni sotto che vanno, però va bene, ok, per l'Italia lo vuole. Dichiarazione di voto, altre? Consigliere Ciancio? La nostra posizione la conoscete rispetto a questo emendamento, che le perplessità, come dire, permangono, e il Partito Democratico, pur presente in aula, non può votare vista la situazione della Giunta che abbiamo ribadito molte volte, però è il caso che magari in 4 emendamenti si ripete il motivo per cui il Partito Democratico non vota gli atti che formano questa maggioranza. Grazie. Altri? Consigliere Giannone? Il gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore a questo emendamento, ritenendo importante anche i luoghi diciamo che come anche tra l'altro adesso gli artisti possono sembrare luoghi diciamo schierati o meno, ma noi riteniamo importante allo stesso modo tutti questi luoghi, e in ognuno di essi c'è parte della popolazione, in ognuno di essi vorremmo che, se mai fosse possibile, ci fossero eventi culturali, eventualmente chiaramente all'interno di quella che sarà la disponibilità nostra, la disponibilità finanziaria, che ci sia una animazione e quindi un fermento culturale diffuso in modo permeante del tessuto cittadino. Dico subito, sarà un tema su a destra, un'altra cosa. Per chi sta per dormire. Ok, la nostra. Faccio una votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 16 voti favorevoli, quindi anche questo emendamento viene approvato. Aggiuntivo numero 8, consigliere Giannone. Allora, si propone di aggiungere all'articolo 5,9, l'ultimo comma, dell'allegato al secondo rigo dopo relazione di atto di giunta le parole o di avvisi pubblici. Quindi
sostanzialmente il comma risulta essere per taluni luoghi in sede di redazione di atto di indirizzo del Consiglio Municipale o in sede di redazione di atto di giunta o di avvisi pubblici, può essere necessario verificare preventivamente di volta in volta l'idoneità tecnica dei luoghi. Ciò per permettere di evidenziare anche negli avvisi pubblici eventuali luoghi che fossero non idonei, anche solo temporaneamente, questo chiaramente per rendere in evidenza ai partecipanti. Consigliere Ciancio. Sì, sostanzialmente mentre avete cambiato questo mi sono trovato anche io a guardare e visionare tale cambiamento. Volevo però ricordare al capogruppo che questi emendamenti sono frutto vostro. Oggi noi li stiamo vedendo per la prima volta, gli emendamenti. Quindi non può dire siete stati in commissione, l'ultima commissione è stata fatta il 21, dove le modifiche sono scritte ancora sul retro della sua delibera. Eccole qua. Quindi oggi di quello che stiamo parlando sono frutto dei cambiamenti vostri, fatti oggi, presentati oggi, per cui noi oggi stiamo discutendo gli emendamenti da voi stessi proposti, a una delibera discussa e approvata in commissione il giorno 21. Diciamo le cose come stanno, quindi io mi sono permesso di dire che volevo la replica perché lì ha citato il mio nome e quindi ho il diritto di replica. In merito all'aggiuntivo, c'è una contraddizione comunque sempre. Se prima, come diceva il consigliere Giuliani, posso fare il nome e quindi può replicare. Allora dico, se prima abbiamo dato la supremazia ed è giusto che sia al Consiglio, e sarebbe giusto, penso, per iscrivere anche qua redazione di atto di consiglio anziché giunta o di avvisi pubblici. Rimarco ancora e sostengo che questo, come dire, glielo ho riconosciuto che è un ottimo lavoro che il capogruppo sta dicendo, però non deve usare questo atteggiamento nei confronti di consiglieri che danno molto per far sì che alcune procedure vengano fatte in modo corretto, a volte non vengono ascoltate, poi gli esempi sono stati qua sotto gli occhi di tutti. Mi sono permesso prima di dire che il Consiglio non dava un parere e il direttore ha confermato che non doveva dare un parere, ma era un atto di indirizzo. Quindi diciamo quello che le cose come stanno. Io mi posso pure accingere a stare zitto qui e in commissione, però non si, nessuno si deve permettere più di dire cose errate e distorte anche chi sta al tavolo della presidenza. Lei ha citato il mio nome prima che io parlassi o dicessi una parola, due volte l'ha detto il nome, quindi non, se io chiedo il diritto di replica e lo dovevo chiedere altre volte in cui si è offesa la mia onorabilità in questa assemblea e non si deve ripetere più, io non lo voglio dire mai più. Non vorrei che di nessuno di noi venisse offesa l'onorabilità che avete, perché quel lavoro che state facendo voi ritengo sia corretto, nella direzione giusta, tutto quello che vogliamo, però non, vada, non deve andare a sconfinare in personalismi e situazioni paradossali. Io non mi permetto mai di offendere nessuno, né tantomeno di dire per chiedere la parola se non vengo citato. Grazie. E ho ricevuto due segnalazioni, richiami che è ingiusti, perché io ho chiesto la parola dopo che lei ha detto il consigliere Ciancio. Allora io vorrei un attimino, ricordare la realtà delle cose, perché io ringrazio sempre i primi, sono specificare che non ho offeso nessuno. No, volevo solo dire, consigliere Ciancio, se lei avesse chiesto il diritto di... No, lei ha acceso il microfono e ha interrotto. Non ho acceso il microfono, non è parlato. No, no, lei ha parlato, penso che siano tutti resi no. Allora, però, consigliere Abbiotto, allora io, come si dice che viene punito ogni volta, è stato richiamato due volte, una volta il consigliere Giuliano, voglio dire, ingiustamente, per me chi parla sopra è stato richiamato una volta, non se ne è neanche accorta.
no, mi rendo conto che abbiamo concesso solamente da alcuni richiami, no, un attimo per favore, vorrei finire una volta tanto. Allora, sto dicendo che se vi comportate correttamente e chiedete, specificando nell'articolo del regolamento, di richiamare regolamento, l'intervento perché chiamati in causa, vi viene concesso, non è stato richiesto, guardi il video, lei ha semplicemente interrotto una conversazione e un intervento, e non una volta, più volte, le conviene riguardare il video, grazie. Adesso non può... precisazione, dal momento che ho fatto io il richiamo regolamento. Ha fatto il richiamo regolamento? Ci dica questo richiamo regolamento. Scusi, se non sbaglio, richiamo regolamento... l'articolo 56, dopo la seconda volta che viene richiamato deve essere allontanato, se può controllare e c'è scritto sull'articolo 56, grazie. Benissimo, adesso andiamo avanti perché dopo la seconda volta, se capita un'altra volta, viene verrà allontanato. Oh Dio mio, cioè io non vorrei che fosse una guerra questa, vorrei che vi rendeste conto quanto è difficile condurre un consiglio con persone veramente, veramente. Guardatevi, guardatevi, perché per fortuna c'è un video, è impossibile, gente che parla sopra gli altri, se non si riesce a fare questo, da adulti io penso veramente a rispettare una persona che parla, penso che ci sia poco da dire, andiamo avanti. Allora, dobbiamo prolungare perché siamo, sono le 5.59, alle 18 è la prevista la chiusura, tutto molto faticoso, ma credo vada prolungata la seduta del consiglio. Io direi un'altra mezz'ora perché non mi fido delle tempistiche, quello che sto vedendo oggi non mi fa essere ottimista sui tempi, quindi io direi di altra mezz'ora prolungato il consiglio. Andiamo avanti, emendamento aggiuntivo numero 8, consigliere Giannone. Qualcuno vuole intervenire? Ecco. Benissimo, Giuliano. Grazie Presidente. Lei con il comunque... Sì, perché possiamo aprirlo. Presidente, lei comunque non è abituata a consigli di un certo tipo, quindi qui siamo ben ancora molto educati. Doveva assistere in consiglia qualche anno fa, che c'erano cose differenti, quindi questo è un consiglio molto 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 educato, mi posso assicurare. Però mi piacerebbe che lei, che ne so, 3-4 ammonizioni me le dà, così io sto pari agli altri, grazie. Dicevo, relazione atto di giunta, mi viene il dubbio, perché giustamente il collega ha detto, se prima abbiamo fatto la modifica, qui ci mettiamo la giunta. Lo dico ad alta voce così almeno, perché può essere sfuggito logicamente, ci siamo concentrati sul primo pezzo, non ci siamo concentrati su questo e abbiamo visto di avvisi pubblici, questo era l'emendamento. Però c'è scritto quindi dazione di atto di giunta, cioè di consiglio o di giunta o di avviso pubblico, e allora quello prima un po' dopo c'è il soppi, abbiamo fatto la modifica intelligente, forse. Quindi lascio a quest'aula di dire, io in attesa di qualche parola aggiuntiva, di interventi di chi lo vede, quindi anche il direttore può dare il suo parere amministrativo di collegamento, e aspetto anche per dire se può lo intervento interventi in merito? Vorrei sapere se il Presidente o comunque la maggioranza accoglie questa richiesta, che è anche una richiesta che io pongo all'attenzione del Consiglio, perché mi sembra giusta rispetto a quello che abbiamo detto in precedenza, il ruolo centrale del Consiglio può essere presentato una volta sì, una volta no. Ecco, dobbiamo ribadirlo anche rispetto a questo emendamento, prima di esprimerci vorrei sentire
la maggioranza e il Presidente se è accoglibile questa richiesta. Sì, consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Cioè, se ho capito bene, praticamente è l'ultimo comma dell'articolo 5, quello che dice pertanto i luoghi in sede di relazione di atto di indirizzo del Consiglio Municipale o in sede di spiegazione di atto di giunta e poi di giunta adesso, poi per gli avvisi pubblici, può essere necessario verificare preventivamente e di volta in volta l'idoneità tecnica dei luoghi. È questo il punto corretto? Sì, perché se questo è il punto corretto, secondo me ha un senso come l'abbiamo fatto e spiego anche il motivo, perché se noi vediamo per esempio non so, Piazza di Roma per fare l'evento, c'è possibile che quando lo inseriamo nell'atto di indirizzo, cioè la mozione, è idonea, cioè poi magari due giorni prima, cioè pure dura e oppure più prima la relazione dell'avviso pubblico, c'è cioè un multifragio, non è più agibile e quindi non si può usare, quindi è semplicemente aggiunto. È la giunta perché sono tempistiche diverse, perché prima cioè sono in tempi diversi, quindi ci dipende, cioè quando questi luoghi sono ritenuti inagibili, cioè può capitare, c'è il momento in cui c'è il consiglio fa l'atto di indirizzo, o nel momento in cui la giunta fa il suo atto, o addirittura nel momento in cui si fa lì, ci si fa l'avviso pubblico e o anche il giorno prima quando si vede che c'è cioè, piovuto e l'evento non si può fare, ci cioè, mettiamo caso sul pianone di Roma. Cioè, questo tra l'altro è un suggerimento dato dalla Commissione e questo voglio capirlo dal Partito Democratico, perché non è vero che non collabora, perché cioè, quando c'ho da dire cose dico, quando invece c'ho cose da scrivere cioè, dico anche quelle. C'è semplicemente c'è tutta la fase, c'è tutto questo processo, per competenza, ma anche a seconda delle tempistiche disponibili, si specifica il prima possibile quando un luogo non è più agibile, perché poi se no cioè, l'associazione vince il progetto su quello là, ma non ci può più andare e quindi è un problema. Poi l'ufficio come, cioè, come si comporta? Quindi se ha indicato Piazza di Roma come luogo, cioè come location dell'evento, ma non può più farlo a Piazza e a piazza di Roma, però cioè, la soluzione ci ha vinto per quel luogo, sta in graduatoria cioè, per quel luogo. Cioè, quindi come si fa? Quindi ci siamo tenuti, c'è questo ampio margine temporale per specificare qualora poi ci fosse l'emergenza, quali sono i posti che sono agibili e quelli non agibili. C'è per esempio adesso l'ex circolo degli artisti, infatti c'è la mozione di dopo, che discuteremo tra un attimo, non c'è, perché attualmente non è agibile. Però mettiamo che tra una settimana è agibile. Quindi c'è questo però anche il contrario, però cioè, diciamo, cioè, non credo. Penso di. Allora, se c'è il punto che ho capito io. Scusi Presidente, allora io credo assolutamente che non possa essere un dibattito, quindi se avete bisogno di un chiarimento c'è una sospensione. Assolutamente. Ce la fate in. Ce la fate in 5 minuti, grazie. Anche meno, magari siamo tutti in termine, vorrei restare nei tempi. Se possiamo sederci tutti quanti e procedere. Allora, siamo. Vediamo. Eravamo all'emendamento numero 8 e c'erano appunto gli interventi dei consiglieri Giuliano e Toti che chiedevano appunto un chiarimento di intenzione della maggioranza di. Sì, è stato chiarito, quindi se vi potete pronunciare in merito in modo che anche il resto dei consiglieri possiamo votare, è stato chiarito? Ci sono altri interventi? Benissimo, allora delle dichiarazioni di voto magari vi potete scrivere meglio senza dilungarvi oltre il tempo necessario. Allora ci sono dichiarazioni di voto? È una dichiarazione di voto? No. Allora, consigliere Biondo. Grazie. No, io giusto per dire che questa
dinamica dimostra che quando un atto viene portato in consiglio in questa modalità, con la presentazione di 10 emendamenti, inevitabilmente si creano questi problemi. Ora, noi stiamo andando a votare un atto che viene modificato rispetto all'atto che era stato presentato, alla delibera che era stata presentata, e sul quale, dico sinceramente, io non ho la certezza che domani, quando lo vado a rileggere pulito, mi ricordo esattamente tutta la discussione che abbiamo fatto. Io credo che questa dinamica possa diventare pericolosa, perché non votiamo un atto del quale poi non siamo sicuri delle cose che stiamo inserendo. La discussione di adesso lo dimostra, perché ancora dopo le varie commissioni che avete citato e dopo 3 ore di consiglio, questa discussione dimostra che non è chiaro a tutti, la maggioranza e l'opposizione, determinate questioni come verranno trattate. Quindi io sono un po' preoccupata di questo. Ringrazio il consigliere Guido perché ha dimostrato, diciamo, che non dico una bugia quando sottopongo il fatto che, e ti ringrazio perché poi la verità è che molti emendamenti che avete presentato sono anche dovuti al fatto che nell'ultima commissione abbiamo avuto una discussione più franca, e anche questa questione dell'avviso pubblico è stata proposta da noi proprio per quello che diceva il consigliere Guido, ovvero perché anche tra l'atto di indirizzo e la redazione e la pubblicazione dell'avviso pubblico possono subentrare delle dinamiche territoriali per cui alcuni luoghi diventano indisponibili, e quindi abbiamo pensato che se andavano precisate tutte le fasi andava precisata anche quest'ultima fase. Però vi ripeto, noi abbiamo voluto oggi un atto pulito, lavato e stirato, perché quando un atto è presentato dalla maggioranza, a maggior ragione se è un atto così importante e discusso come questo, ce lo saremmo aspettato. Non credo essere da questa discussione un po' confusa, vi dico la verità, e non credo che invece dovesse essere questo l'obiettivo. Presentare 10 emendamenti a un proprio atto è già strano, diciamo, solitamente, perché come sapete di solito la maggioranza dell'opposizione presenta gli emendamenti. Oltretutto, da quello che vedo, mi sembra di capire che non avete concordato questi emendamenti neanche con i firmatari dell'opposizione, cioè, di stato, e questo, diciamo, è un altro tema che pongo all'Aula, quindi chiaramente noi, come sapete, non partecipiamo alla votazione. Vi ringrazio per aver inserito anche questa parola, avviso pubblico, però rimango ancora un po' basita rispetto alla modalità con cui trattiamo quest'atto, che anche a dire vostro è particolarmente importante. Grazie. Sì, la dichiarazione di voto che faccio è che il Movimento 5 Stelle è naturalmente favorevole anche a questo emendamento, e grazie a questo momento assembleare che fa parte proprio dell'iter di approvazione di un atto, che vengono fuori anche alcune cose che possono essere, diciamo, migliorate, perché bisogna essere onesti intellettualmente e eventualmente anche proporre modifiche al proprio lavoro se le si ritengono necessarie. Veniamo da un processo, da un iter di preparazione di un atto che è durato 6 mesi forse. A marzo abbiamo iniziato a parlarne, abbiamo discusso ampiamente, abbiamo fatto circa, non vorrei ricordare male, ma 5 o 6 commissioni. L'ultima commissione è stata il 21, non vorrei errare, ed era però quella per espressione di parere. Quindi fino al 21, fino a forse qualche giorno prima del 21, abbiamo portato, quindi fino alla settimana precedente, abbiamo portato quest'atto in forma di bozza, per permettere a tutti i componenti di prenderne visione, di migliorarla ed eventualmente di aggiornarla e di inserire le proprie esperienze per renderle un atto, come ho sentito dire, pulito. Ora, questo atto non è che sia arrivato sporco, è semplicemente arrivato con alcune parti che non sono state ritenute tecnicamente corrette, coerenti, piuttosto che con dei pareri, sono state fatte delle osservazioni meramente tecniche, amministrative,
e che noi abbiamo ovviamente colto in questi, nella maggior parte degli emendamenti. Gli altri emendamenti che abbiamo fatto sono stati essenzialmente dei piccoli aggiustamenti, come l'ampliamento edifici scolastici e impianti sportivi alla loro pertinenza, e diciamo sostanzialmente abbiamo accolto anche questo ulteriore suggerimento all'emendamento appunto numero 8. Quindi non mi si venga a dire che l'atto è arrivato sporco e io non ho la possibilità di comprenderlo. In questa sede, avendone parlato per 3 ore, forse si ha la capacità di guardarlo nella sua completezza. È certo che se si arriva solo al giorno del Consiglio a vedere, a leggere l'atto, probabilmente non si ha la chiarezza e la lucidità di poterlo comprendere nella sua completezza. Però c'è anche da dire una cosa, che questo atto prelude anche alla possibilità di utilizzare dei fondi che sono in scadenza. Quindi sostanzialmente noi ci siamo, come dire, abbiamo dovuto accelerare il processo per poter usufruire, quindi mettere a frutto questi fondi che altrimenti sarebbero andati o persi, o comunque sarebbero stati utilizzati dalla Giunta in un senso, un indirizzo, senza non quello che invece noi vogliamo dare qui. Quindi sostanzialmente è stato fatto un grande lavoro all'inizio, è stato fatto un grandissimo lavoro anche in chiusura per finalizzare questo lavoro di 7 mesi, e ad oggi stiamo a votare un atto che è una delibera quadro che ha tutti i crismi per poter essere considerata una programmazione ed un atto di indirizzo a tutto tondo. Grazie. Allora, se non ci sono, consigliere. Io l'ho detto già in precedenza che condivido assolutamente l'atto e ho votato gli emendamenti, però ecco, io quello che raccomando alla maggioranza, anche un altro delibere che andremo a provare il Consiglio, di confrontarsi in commissione con gli uffici tecnici, cioè questo lavoro che poi voglio dire in correzione oggi di emendamenti poteva essere fatto in sede di commissione col confronto con gli uffici. Cioè, voglio dire, non è che gli uffici non possono essere coinvolti. Ecco, si arrivava a un'ultima commissione, dice consiglio del fuori, però voglio dire, no, io dico una raccomandazione, faccio nel futuro, perché voglio dire c'è anche la mia firma lì. Allora è giusto che, avendola firmata, poi mi trovo con gli emendamenti di tipo tecnico, e io penso che questi emendamenti di tipo tecnico potevano essere portati nell'ultima commissione e portare il lavoro. Io comunque lo condivido, l'ho firmato e oggi seguito a condividerlo con gli emendamenti, e poi ho votato tutti favorevolmente, perciò, però ecco, una raccomandazione la faccio perché si eviti questo modo di procedere così come è avvenuto oggi. Consigliere Giuliano, non avevo ancora dichiarato? Ah, io mi dichiaro dell'Inter, sono interista. Questo non è buona sta cosa. Allora, sì. Io volevo essere d'accordo, insomma, con il meccanismo, però utilizzo questa dichiarazione di voto per suggerire, come ha detto anche il collega Toti, e come ha detto anche la collega prima Biondo, fare questo tipo di lavoro, cari colleghi consiglieri della maggioranza, va bene, riconoscete anche quando ovviamente l'opposizione, tutta la parte, chiunque sia, è propositiva, e questo lo fate. Suggerisco che se è l'emendamento 2 si discute facilmente in aula, se sono più di 6, 7, 8 emendamenti, di farci sapere un po' prima, perché comunque avremmo ragionato in modo proficuo come abbiamo fatto in aula, però avremmo comunque portato avanti un lavoro di aula in modo più organico e veloce.
Questo io lo prendo come mancanza insomma, di abitudine da parte vostra, perché generalmente, come si dice, non è che si usa fare emendamenti dalla maggioranza, gli emendamenti li fanno generalmente l'opposizione. Però ho fatto un lavoro in commissione, quindi io farò fare l'emendamento, non è quello, se è stato fatto un lavoro diciamo di concerto, non è che uno chi lo fa se deve stare a preoccupare, se è una cosa positiva si vede. Siete stati voi sottoposti ovviamente dagli uffici, no? Nel quale la delibera siete stati sottoposti a delle modifiche e quindi vi si è aperto, no? Come si dice, l'orizzonte dove dovete intervenire per cercare di modificare. E a quel punto avete aggiornato. Io dico che va tutto bene, abbiamo firmato, mi sembra che ci sia la firma mia, degli altri colleghi di Fratelli d'Italia, quindi significa che è importante avere questa condivisione. Suggerisco solo, se anche due ore prima, mezza giornata prima, giorno prima, si riescono a avere questi emendamenti, perché si è capito della velocità di tempo. E quindi è inutile che ci nascondiamo, l'avrei fatto io se avessi governato, loro, chiunque avrebbe utilizzato il tempo per essere veloci e chiudere. È ovvio, non è che stiamo dicendo la strada. Si capisce, perché sennò questa roba sarebbe stata votata, importata giovedì, messa bene, corretta, vista, pubblica, ecco tutte le modifiche, ecco l'approvazione si vota, ma visto che è questione di ore, abbiamo capito, è giusto che va avanti questo ragionamento in modo più oggi si chiude qui. Quindi va bene tutto, lo sapevamo, i tempi erano stretti e quindi poi per la prossima volta ci avremo modo di organizzarci diversamente. Per gli emendamenti avrei preferito, se ci eravamo prima, saremmo stati più un pochino più propositivi anche noi, tutto lì. Grazie. Penso che siano state espresse tutte le dichiarazioni di voto, quindi possiamo votare. È favorevole all'emendamento? Ah sì, lo scrutatore, Giuliano, lei diventa scrutatore perché non c'è più cartone. Sì. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Siamo adesso a 15 perché non c'è più cartone. 15 voti favorevoli, quindi anche questo emendamento numero 8 viene approvato. Siamo all'ultimo. Emendamento numero 9, però devo dirvi e ricordarvi che anche l'ulteriore mezz'ora è scaduta, può scadere. Quindi io chiamo un'altra mezz'ora perché non c'è ancora una mozione, vorrei ricordare. Emendamento aggiuntivo numero 9, consigliere Giannone. Grazie, e si propone di aggiungere all'articolo 7 con modo della regolatoria il punto seguente: ogni progetto può essere presentato specificando più luoghi dove esso può essere realizzato, assegnando differenti priorità ai luoghi indicati. Sarà accolto un solo progetto per uno stesso luogo. Questo emendamento ricompone l'articolo 7, dal quale avevamo tolto alcuni punti in precedenza, e sostanzialmente ha come finalità quello di portare, diciamo, dare un indirizzo, no? Che è quella che l'intenzione che ha questo consiglio di favorire più eventi ma in luoghi differenti del nostro territorio, quindi favorire la diffusione in luoghi, in più luoghi del nostro municipio. Interventi? Consigliere Ciancio. Addirito, grazie, faccio un intervento ribadendo la contrarietà a questi emendamenti tardivi. Io volevo solo ricordare qualcosa di importante, visto che ci ritroviamo a trattare giorno 18-9 alle ore 16, la commissione 12ª in Campidoglio, turismo, moda, relazione, ha ricevuto i consiglieri del municipio su questa delibera. Ma è possibile che Mariani, presidente emerito di questa commissione, De Vito, Ferrara, Penna, non siano entrati in merito alla stessa delibera che oggi noi dobbiamo perfezionare rispetto a quello che si è fatto in commissione? Mi domando questo perché l'aspetto che abbiamo trattato, scusate, ditemi se non è vero, io l'ho detto al Presidente quel giorno,
vi riceverà oggi, mi ha detto di sì, in merito a questa importante delibera lunga, difficile, lavorata, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, però io volevo sapere, l'incontro che avete avuto con la commissione dodicesima, a che fine, a che pro? Era una sessione solo per le risorse oppure siete entrati in merito? Io vi leggo l'ordine dei lavori, forse mi sbaglio, in quel giorno glielo ho detto, però vorrei capire bene se la commissione era questa oppure no. Era la data del 18, leggo proposta di sviluppo culturale e turistico del municipio settimo, era un'altra delibera, forse mi sto sbagliando. Allora, non facciamo questo dibattito, alla fine potrà intervenire l'assessore. Scusate, ma stiamo discutendo l'emendamento o qualcos'altro? Perché io... è fuori tema. È sicuramente fuori tema. Io, guardi, con tutta la pazienza... Allora, ripeto, io lo ridico. Allora, ogni progetto può essere... Non interrompete, è già stata abbastanza lunga questa seduta di oggi, vorrei rimanere nel tema, l'intervento sull'emendamento, poi magari perché altrimenti l'intervento sulla delibera lo devo fare nella discussione generale. Siccome si tratta di un emendamento, il non emendamento stiamo discutendo, cioè naturalmente sono emendamenti proposti dalla maggioranza, è ovvio. Ogni progetto può essere presentato specificando più luoghi dove esso può essere realizzato, assegnando differenti priorità ai luoghi indicati, sarà accolta un solo progetto, giustamente, per lo stesso luogo. Se leggiamo bene tutta la delibera, c'è un punto in cui si contraddice questo emendamento. Ho citato l'incontro che avete avuto perché su questo della commissione dodicesima, perché è un organismo superiore, e io quel giorno ho pensato che dovevate parlare di questo, quando tu vai di pomeriggio, scusa se ti do del tu, consigliere, all'incontro con la commissione capitolina. Non è nulla fuori tema quando si tratta di fare gli atti formali in modo puntuale. Questo emendamento contrasta in modo netto rispetto a un punto precedente della stessa delibera, dove si dà possibilità ad associazioni a fare nel medesimo luogo un'iniziativa. Io ho l'impressione, quasi la certezza, quasi la sicurezza, che tutto questo lavoro che dobbiamo fare di fretta debba essere fatto per un semplice motivo, e non mi garba, ve lo dico, non mi garba assolutamente, spendere velocemente e spendere male. Se questo è il lavoro che ci accingiamo a deliberare, noi non votiamo questo emendamento come non voteremo la delibera. Ma ripeto, tutti questi emendamenti, se sono nati oggi, non è per causa dell'opposizione o delle minoranze. Li avete lavorati voi, ce l'avete presentati bene o male in quest'Aula oggi, quindi noi ne prendiamo atto proprio adesso. Se mi permetto di citare fonti o notizie che abbiamo avuto in commissione, ma questa è ben appesa sul sito del Comune di Roma, c'è stata questa commissione al Campidoglio. Magari, non so se hanno parlato di altro evento culturale nel settimo municipio, ma questo io penso sia la madre, come la chiamate voi, la festa della cultura, il Nobel della cultura nel settimo municipio. Ho finito l'intervento dicendo che guardate bene a questo emendamento aggiuntivo che a parere mio contrasta solennemente con qualcosa che forse non avete visto, come nel regolamento non siete stati capaci di trovare la parte più importante che voi stessi avevate indicato. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Allora, se non ci sono interventi direi dichiarazioni di voto su questo emendamento. Ci
Ci sono dichiarazioni di voto, consigliera Biondo. Grazie, sì, per ribadire sull'ultimo emendamento a proposito di questa discussione, che noi non diciamo a caso che non può arrivare in aula una cosa e ne votiamo un'altra, perché questo è quello che sta accadendo oggi. Allora le possibilità sono due: o il lavoro, diciamo, delle tante commissioni che abbiamo fatto è stato inutile e non credo, oppure, e non lo credo altrettanto, per questo vi voglio dimostrare che non è una polemica, ma veramente quando vi chiediamo di portare degli atti puliti in consiglio e di avere meno fretta, e magari l'avremmo potuto discutere al consiglio di giovedì, e non penso che due giorni avrebbero cambiato qualcosa, ma avremmo fatto una cosa, diciamo, più pulita e più divisa. Allora, o il lavoro di tante commissioni era inutile, oppure era un lavoro fatto male, e grazie alle proposte del Partito Democratico e degli uffici l'atto è stato migliorato. In entrambi i casi non credo sia un lavoro soddisfacente, e per questo avremmo voluto una discussione più serena. Noi saremmo stati assolutamente convinti di portare avanti questa discussione, come sapete, proprio non votando l'atto, ma sicuramente non avremmo fatto una rivoluzione, come è stata chiamata da qualcuno, in un modo, diciamo così, scomposto. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente, il Gruppo 5 Stelle vota a favore ovviamente, e vorrei dire che il Partito Democratico complessivamente su quest'atto avrà inciso forse per l'1%, cioè 1,5%, il 2%. Poi mi manca anche la presenza del consigliere Stritano, che di solito dice l'ha destirato, questa volta l'ha detto qualcun altro del Partito Democratico. Questo atto è in lavorazione da 6 mesi, io sto sempre per vedere le stesse cose. Ci siamo presentati alla fine, quando c'è non so perché non hanno espresso il parere di commissione, c'è l'atto, è quello che abbiamo depositato, col parere tecnico sono sopraggiunte queste modifiche che noi facciamo tranquillamente, perché questo lavoro non è mai stato fatto, perché nei municipi ex non ex decimo non è mai esistito. Quindi per una volta, senza mettere la questa polemica, grazie al Partito Democratico, qua il Partito Democratico c'è un ciclo al massimo per 1%. Rimaniamo in dichiarazione di voto. Questo. Quindi, secondo detto questo, cerchiamo di accettare quello che dice il Presidente e noi votiamo a favore, grazie. Bene. E sì, è una rivoluzione. Quello che si fa prima della dichiarazione di voto, che cosa è possibile fare? È possibile una replica del relatore, del presidente del municipio o dell'assessore. Chiedo all'assessore e al relatore, che se ben ricorda al consigliere Guido, se vogliono replicare. Allora lascio la parola all'assessore De Santis. Grazie, allora cercherò di essere breve, questa volta anche riuscirò ad essere breve. Riassumendo con uno slogan, direi quindi, visto che sono stati citati altri slogan prima, che la cultura per una dialettica politica forse un po' dura ma più matura, visto che ha dato spunto a questo dibattito così, diciamo, per favore. Peraltro è anche una delibera quadro, e diciamo che in questo senso si sta cercando forse la quadratura del cerchio, ma si sta anche dando a questo quadro un ruolo preciso a tutti gli attori coinvolti. Quindi il Consiglio, che rappresenta il territorio, perché questa delibera viene fuori da un lavoro lungo che abbiamo condotto insieme, non solo voi consiglieri ma anche noi giunta e gli uffici,
che è durato tutto questo primo anno di mandato, in cui è stato ricucito, cucito, costruito un rapporto con il territorio inteso come associazioni, comitati, scuole, cittadini, eccetera. L'amministrazione municipale e l'amministrazione centrale, i quattro vertici di questo quadrato. Al centro vorrei porre il ruolo della giunta, che è vero un organo tecnico, ma un organo tecnico politico, che quindi ovviamente è giusto che riceva da voi un indirizzo ed è giusto che questo indirizzo condiviso lo traduca poi in indicazioni concrete per gli uffici che lavorano con noi e per noi. Questo lo voglio sottolineare perché questo lavoro partecipato, condiviso, sofferto, io ci tengo sempre ad essere presente in consiglio quando si tratta di argomenti che riguardano le mie deleghe, che rispetto nei vostri confronti e soprattutto nei confronti dei cittadini che voi qui rappresentate. E quindi reputo che questo metodo di lavoro partecipato dia poi buoni frutti. Non è un caso che gli atti, peraltro mi permetto anche di dare un ulteriore spunto all'analisi, è vero che voi forse avreste avuto bisogno di ulteriori commissioni, ma è anche vero che il lavoro di commissione è particolarmente intenso in questa amministrazione perché tanti atti in questa amministrazione importanti passano prima per il Consiglio e non direttamente per la Giunta. E questa è una cosa importante che fa sì che tutte le commissioni, io seguo tantissimo i lavori della Commissione Quinta pur non potendo sempre partecipare, ma leggo assiduamente i verbali, mi mantengo sempre al passo perché sono lavori importanti per me e quindi sono davvero preparatori di quella che poi è la mia azione tecnico-politica e danno veramente buoni risultati. Il 18 di settembre c'ero anch'io a quella commissione, abbiamo discusso non di questa delibera che ancora non c'era, ma della mozione che avete approvato a luglio in questo consiglio, che era appunto la proposta di valorizzazione culturale e turistica del territorio del Cinese. Quando voi approvate una mozione, una risoluzione, una deliberazione, mi date alla Giunta un input. Io sono, tra virgolette, il vostro braccio esecutivo, nel senso che ricevo, accolgo i vostri input e li trasformo in risultati. Noi dei risultati li stiamo ottenendo. Certo, non soltanto con il nostro lavoro, ma sicuramente cerchiamo di fare un lavoro di cerniera, di collegamento in quest'ottica di decentramento. Io vi voglio ricordare solo il tema culturale, la risoluzione sugli studi di Cinecittà, dal punto di vista culturale è stata veramente una cosa importante, che gli studi nel frattempo sono ritornati pubblici. La mozione che avete votato per la Biblioteca Raffaello, nel frattempo finalmente i lavori di ampliamento della Biblioteca Raffaello sono stati deliberati, adesso verranno eseguiti. La mozione della valorizzazione culturale e turistica del municipio, abbiamo portato questa mozione a diventare il prototipo di un modello, di un paradigma che sarà attuato in scala capitolina previo a un progetto pilota su cui stiamo lavorando che riguarderà tutto il quadrante est e di cui questo municipio è capofila. Io credo che tutto questo lavoro è vero per voi difficile, complesso, estenuante, però insomma vi voglio restituire anche, ci voglio restituire perché in questo mi sento parte integrante di questo lavoro d'aula, sta dando dei buoni risultati e su un tema come quello culturale che di solito è considerato un tema residuale e invece anche su questo stiamo riuscendo ad incidere. Ecco, in questo concludo brevemente il mio intervento per farci i complimenti e motivarci. Grazie. Bene, se non c'è a questo punto l'intervento del relatore, io direi di passare alle dichiarazioni di voto sull'atto. Dichiarazioni di voto sulla delibera. Non ce n'è bisogno per il consigliere Giuliano, ce ne sono? Se non ce ne sono votiamo la delibera. Cioè, consigliere Rodi che voleva fare dichiarazione di voto sulla delibera? Sì, allora, consigliere Ciancio, chi prima vuole parlare? Grazie, non lo so, vuole parlare. Tre minuti in tema. No, mi è piaciuto molto, volevo scriverlo, dialettica dura per una cultura più matura. Più matura. Io mi è piaciuto molto l'intervento dell'assessore, però ribadisco che i consiglieri del PD non danno un apporto dell'1% se poi litighiamo così tanto nelle commissioni e nelle sedi. Anche una litigata negativa o di posizione diverso è un apporto alla discussione
comunque positiva, che non si misura con una percentuale così misera. Restituisco al mittente quanto affermato dal capogruppo Pentastellato, dicendo che fin dall'inizio della consigliatura noi abbiamo espresso una puntuale situazione in merito a un disappunto che abbiamo concretamente visto risolvere in molti municipi, permane in questo. Saremo ben lieti di votare atti puntuali e precisi quando gli organi deputati ad eseguirli siano legittimati da regolamenti, statuti, come voi vi accingete a farli, visto che toccate sempre regolamenti e proposte. Io ritengo che questo regolamento, nell'impegno massimo che ognuno di noi e ognuno di voi ha fatto, magari tu dirai, lei dirà che noi abbiamo espresso una percentuale dell'1%, io penso sia ben al di là di queste cifre e non si possono misurare. Si deve cogliere comunque l'impegno per dire noi siamo disponibili a dire ogni tanto ci siamo sbagliati. Quando c'è l'umiltà nel dire rispetto a un atto che viene votato di giovedì, arriva in aula con 9 emendamenti così pesanti, qualcuno dovrebbe avere l'umiltà di dire ci siamo sbagliati. Anche se gli uffici hanno fatto le correzioni e hanno indotto questa maggioranza a cambiare, ai cambiamenti, bisogna avere ogni tanto l'umiltà di dire lei è la cosa più bella. Quando io dico a voto ho sbagliato mi sento veramente libero. E credetemi, è la cosa più bella da dire e da fare, anche in politica, anche quando tutti i venti soffiano contro. Quello è il momento migliore per dire ci siamo sbagliati. Perché poi, lo ripeto, la volontà e la passione dei consiglieri maggioranza non è quella di fare atti sgrammaticati o scorretti. Assolutamente, altrimenti io non stavo su a discutere col collega ore e ore, anzi per prendere la parola devo aspettare 9 persone che parlano prima. Come si fa a dire non c'è stato l'impegno dell'1%? Non si può misurare, ritengo sia una frase alquanto scorretta. Ci accingiamo a dire di no a quest'atto non per la forma o per la sostanza a cui siamo arrivati, ma per le modalità già espresse. Riteniamo, e voi ritenete altrettanto, è stato tutto il tempo, consigliere Cianci, che i regolamenti vanno rispettati, e voi lo sapete bene quando tenete i regolamenti. Per tale motivo il Partito Democratico, apprezzando l'intervento dell'assessore che si pone sempre 4 gradini più in alto per quello che manifesta e racconta, il Partito Democratico non parteciperà al voto sino a quando non si determinerà una situazione di legittima e reale situazione rispetto agli equilibri e agli statuti che non sono stati cambiati in Campidoglio, permangono quelli. Grazie. Sì, ricordo 3 minuti. Grazie Presidente, è vero, ci siamo sbagliati a creare una progettazione culturale che questo municipio non ha mai visto in vita sua, che il Partito Democratico non ha mai neanche pensato, che il Partito Democratico c'è mai neanche visualizzato. Allora, c'è 1%, 2%, 0,4%, non mi interessa la percentuale, a me interessa che abbiamo fatto c'è un lavoro di 7 mesi, cioè che avete partecipato il minimo, e nonostante questo abbiamo condiviso tutto, e nonostante questa questa è la culturale che rivoluziona in assoluto questo municipio, che non c'è mai stata. Questa si chiama rivoluzione, cioè non ci avete avuto né il coraggio né forse le competenze, non lo so, perché non l'avete mai fatto. Quindi chi si è sbagliato qua? Chi si è sbagliato? Noi che rivoluziamo qualcosa, cioè voi che state a fare un sacco cosa.
forse sono sbagliati i vostri elettori, perché questi elettori dovrebbero sapere che sono 8 mesi che in questo consiglio municipale non votate un atto, non presentate un atto, state qua in vacanza. Questa è la verità. E il Movimento 5 Stelle vota a favore, perché questa cosa qua ce la ascoltiamo su tutto il comune. E si voterà anche da 30 anni questa libera. Grazie. Vorrei ricordare al pubblico che non è che mi devi far segnali, io vedo l'orologio, vedo 3 minuti a tutti. Lei non può assolutamente intervenire, mi dispiace. Perché adesso si vede di tutto, anche il pubblico che dà il timing, quindi è proprio incredibile, siamo arrivati all'apoteosi. Allora, direi adesso, consigliere Giuliano, lei vorrebbe parlare? Sì. Sì, direi sì. Dopo questo punto, che dire, Fratelli d'Italia, vi sento in difficoltà, perché giustamente 5 Stelle se la prende col PD. Noi che poi siamo afferenti, poi te ne avessi messo un mezzo dito ai topi turiti, ma sei afferente pure te, certo siete un po' cattivi, perché il PD era un'azionista di maggioranza fino a ieri, non era proprio la maggioranza. Una giurista di maggioranza che poteva fare la differenza, ha avuto 2 presidenti che hanno fatto un po' quello che gli pareva, ed erano 2 presidenti che comunque erano spostati più a sinistra. Ora, per quanto riguarda la cultura, a sinistra così dice più cultura meno paura, ho detto io un slogan, poi adesso abbiamo quello nuovo dall'assessore, non so se andrà in voga, vediamo poi su Twitter, su Instagram, su questi cosi dei social, se verrà cliccato. Fatto sta che oggi io mi sento di dire, come Fratelli d'Italia, che c'è uno strumento che è stato utilizzato e che ci ha prodotto un po' diverso. Però, voglio dire, non è che devo difendere io il PD, ma anche l'altro, cioè non mi hanno mai difeso quando stavo in opposizione dall'altra parte. Rimandiamo sulla dichiarazione di voto. Sì, per la dichiarazione di voto, dico, quindi non è quello. La cultura è stato fatto un prodotto, quindi che, per quanto ci riguarda, ha valenza. È tutto modificabile, è tutto migliorabile, però certo che era una ottima base. Poi sono sicuro che anche la prossima volta qualcosa potrà essere registrata. Adesso vediamo come parte, vediamo i fondi, vediamo quello che verrà messo in campo, vedremo quante associazioni questo municipio ha, quante strutture operative saranno disponibili per cercare di dare il loro contributo, i loro progetti, perché un po' come si faceva il discorso della sponsorizzazione dai verdi, quanta gente sponsorizza non lo sappiamo, non abbiamo visto un grosso risultato ad oggi, quindi speriamo che da questo punto di vista lo strumento l'abbiamo messo in campo e che possa comunque chi dovere utilizzare lo strumento. Se saranno 1, 2, 3, 5 sul palmo di una mano, probabilmente non è un municipio che è pronto per questo tipo di lavoro. Se invece i numeri cominciano a essere totalmente diversi, significa che abbiamo fatto centro. E come tutte le cose vanno migliorate mano a mano che le cose funzionano. Questo no? E ci troveremo un qualcosa che sarà dirimente per i prossimi anni. Io penso che abbiamo fatto una cosa, cioè dovremmo essere, secondo me, chiudo Presidente, contenti a prescindere che lo strumento, la nostra competenza, il nostro ruolo di consigliere sia stato utile a questo territorio per poterlo dotare di uno strumento. Io mi sento contento di questo, insieme ai miei colleghi, insieme a chi ha comunque sia appoggiato questo ragionamento, e vado e sarò critico per quelle cose che non funzionano. Quindi penso che sia giusto votare un atto e sono totalmente contento di farlo. Grazie. Allora, senza slogan, ne so tanti, è inutile che adesso è tardi, è tardi. Abbiamo lavorato, io penso, come opposizione, su un prodotto serio, su un prodotto importante. Io spero, prodotto come abbiamo detto, abbiamo lavorato e c'è stata una condivisione, un rispetto per il ruolo dell'opposizione, almeno per il ruolo di Roma Popolare all'interno di questo, di questa delibera. È un,
è questo discorso, come ho detto già in precedenza, importante anche come movimento, la ribadiva pure l'assessore di partecipazioni, che è il momento centrale, la condivisione. Perciò non possiamo, siamo firmatari, non possiamo che votare a favore. Certamente saremo vigili rispetto alla concretezza che poi ci sarà rispetto a questa nostra proposta, che come ho detto però è una proposta nata da un confronto costruttivo, da un incontro fra anche maggioranza e opposizione, per dare finalmente, io spero, un prodotto serio in termini culturali ai nostri cittadini. Bene, allora penso che ci siano state tutte le dichiarazioni, possiamo quindi passare al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli, quindi la deliberazione è approvata e adesso vorrei procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, immediata eseguibilità, contrari, astenuti, immediata eseguibilità concessa con 15 voti favorevoli. Passiamo ora al punto finale dell'ordine dei lavori di oggi, della mozione a firma dei consiglieri Guido, Giannone, Cantigliotta, Lazzari, Toti, Carlone, Giuliano, Losatti, Lazzari e Zitoli, avendo ad oggetto pianificazione artistica e culturale del Municipio VII per l'anno 2017. A chi lascio la parola? Consigliere Giannone? Grazie, Presidente. Al tuo. Sarò breve. Bravo. La proposta di mozione che presentiamo oggi, che discutiamo oggi e presentiamo oggi in aula, è l'atto di indirizzo citato nella precedente delibera quadro, con la quale questo consiglio dà le indicazioni politiche su come iniziare la programmazione, a programmare quindi gli eventi culturali e artistici per una porzione di anno, quello che per i quali riteniamo, diciamo... Consigliere Giannone, mi dispiace doverla interrompere durante la presentazione, dobbiamo di nuovo votare per prolungare la seduta di oggi, perché sono quasi 19, quindi se siete d'accordo io direi un quarto d'ora potrebbe bastare. Spero non ci siano. Mi scusi, Presidente, ci metterei in mezz'ora, fino abbiamo. Sì, facciamo mezz'ora, 40 minuti, cioè il tempo necessario. Il tempo necessario, sono d'accordo. 40 minuti va bene. Con l'augurio di mettercene meno. Ok, quindi dicevo, questa mozione è appunto l'atto di indirizzo che noi Consiglio Assemblea stiamo dando per attuare la programmazione culturale e artistica fino alla fine dell'anno 2017. Ok, quindi diciamo impegniamo con questo, considerato appunto che abbiamo avuto a disposizione in bilancio 24.900 euro da utilizzare per attività culturali, quindi sul centro di costo specifico, stiamo dando le seguenti indicazioni alla Giunta. E quindi in particolare rispetto agli assi, ai tre assi tematici, ai tre assi diciamo, della programmazione, stiamo definendo come primo asse, quindi la tematicità, quattro tematiche a fronte alle quali vorremmo che fossero diciamo, presentati progetti, progetti culturali. Vado a leggere brevemente. La prima tematica ha come titolo Scoprire e comunicare il territorio del settimo municipio, quindi è una tematica afferente a quella della riscoperta del territorio. E la seconda tematica ha come titolo 80 voglie di Cinecittà e di cinema, quindi in occasione degli 80 anni di Cinecittà vorremmo che fossero presentati progetti culturali afferenti al tema del cinema, in particolare di Cinecittà. Per quanto riguarda la terza tematica, diritti, doveri e percezioni della cittadinanza per una società plurale e aperta,
i progetti, quindi con eventi e manifestazioni dal 20 al 25 aprile in occasione della ricorrenza della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi vorremmo che fosse presentati i progetti su questi temi. Quarta tematica, un inizio che rinascita e una fine che crescita, dal Natale all'ultimo dell'anno, tra slancio e bilanci, sogni e bisogni, socialità e creatività. Tema del Natale è prossimo e quindi vorremmo che le associazioni ci proponessero degli eventi su questa tematica. Abbiamo anche dato come indirizzo specifico di tempo, quindi il periodo compreso tra il 20 novembre e il 31 dicembre per la prima e la seconda tematica. Come vedete stiamo dando degli indirizzi abbastanza specifici alla Giunta affinché poi dia indicazioni agli uffici per procedere all'avviso in tal senso. Come seconda range di date abbiamo indicato dal 20 al 25 settembre per gli eventi afferenti alla terza tematica, quindi 20-25 novembre, sì, scusa. E poi per il Natale, quindi gli eventi sul Natale, vorremmo che fossero fatti appunto dall'8 al 31 dicembre come calendario. Come terzo asse noi abbiamo sostanzialmente inserito tutti i luoghi che abbiamo individuato in delibera quadro, e ad eccezione di quelli che si trovano nella attuale inagibilità, per cui abbiamo inserito anche una specie di evento in tal senso. Quindi sostanzialmente stiamo dando indicazione alla Giunta di procedere su queste tematiche in questi periodi specifici, lasciando libero essenzialmente il terzo asse, che è quello del luogo, fatto salvo quanto è specificato nella delibera quadro riguardo appunto la insistenza di più eventi nello stesso luogo. Detto ciò, mi sembra di aver descritto succintamente il contenuto di questa mozione. Grazie. Interventi? Tutto, Presidente, cercherò di essere veloce, ecco, magari volevo l'attenzione su questa mozione. Come l'impegna va bene, i tre assi vanno bene, ma quanto per ogni asse? Se si ha 5 minuti, il bando che faremo, che importi dovrà avere per gli assi? Chi lo deciderà, visto che noi stiamo dando indirizzo come consiglio sull'aspetto economico, non mettiamo becco, cioè il consiglio, abbiamo detto prima, ha la supremazia sulla giunta nel dare queste indicazioni, non abbiamo mandato di fare questo avviso pubblico, ma sulla disponibilità economica, sui tre momenti così importanti, abbiamo dato la territorialità e va bene, c'era nella delibera il periodo in cui si dovrà fare, ma l'aspetto economico si decide attraverso questa mozione. Trovo insolito che una maggioranza debba fare una mozione, perché una mozione è sempre dedita alle minoranze, però il nuovo modello, accettiamo tutto. Gli importi, ecco, io lo chiederei magari al relatore e al Presidente della Commissione Cultura quali dovranno essere gli impegni per gli assi specificati della mozione. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Consigliera Biondo. Grazie. Sì, io volevo capire meglio la questione appunto dei fondi. In realtà, da quello che ho capito prima, il bando è unico, quindi noi non abbiamo un indirizzo rispetto alla suddivisione delle somme tra i vari assi. Però intanto, dato che abbiamo la necessità di spendere questi fondi al più presto, da nessuna parte noi esplicitiamo che
impegniamo la Giunta a mettere a bando tutti i 24.900 euro e questa invece sarebbe, diciamo, una garanzia per tutti. Oltretutto volevo specificare una cosa che avevamo discusso anche nella scorsa commissione e rispetto alla quale avevo chiesto al Presidente della Commissione di darci una risposta definitiva e corretta, perché avrebbe parlato con l'assessore al bilancio. Questi 24.900 euro, che da quello che capisco, e correggetemi se sbaglio perché anche quello che dico è insito alla mia domanda, sono dei fondi che il Campidoglio ha trasferito sul centro di costo specifico, quindi per attività culturali, sono stati trasferiti e sono una somma, da quello che mi diceva la commissione l'altro giorno, lorda. Quindi i soldi che noi possiamo utilizzare per pubblicare questo bando sono di meno, sono circa 20.000. Vorrei capire se questa diciamo, lettura è corretta o meno, e quindi quando parliamo del prossimo bando parliamo di circa 20.000 euro e non di circa 25.000. Forse nella mozione avremmo potuto esplicitare che tutti questi fondi vanno impegnati nel prossimo bando, perché se no, come è stato detto, rischiamo di perderli. Dopodiché è chiaro, non solo una somma sostanziosa, perché purtroppo, diciamo, con 20.000 euro si fanno poche iniziative, però è bene che il periodo sia circoscritto e quindi sono certa che riusciremo, diciamo, a impegnarle. C'è solamente un'imprecisione rispetto al racconto che si fa, soprattutto, diciamo, poi da qui rispetto a questi fondi, ovvero che dal Campidoglio i fondi per la cultura trasferiti in questo modo è una cosa che non succedeva da anni. Questo non è vero, perché ad esempio nel 2015, proprio in questo periodo, la Giunta Marino decise di trasferire a tutti i municipi indistintamente 40.000 euro e non 20.000 per il fondo della cultura. Quindi cerchiamo di non raccontare le cose in modo distorto, perché sennò dovremmo raccontare che i fondi della cultura sono stati tagliati e non aggiunti. Invece dobbiamo solamente essere contenti come amministratori di questo territorio che esistano dei fondi per la cultura, perché, come diceva prima l'assessore, non era una cosa scontata. Però io vorrei capire, diciamo, come sono arrivati questi soldi, se sono 24.900 veramente oppure spendibili sono 20.000, se possiamo esplicitare, o c'è un motivo che mi sfugge per cui non possiamo esplicitare nella mozione che vogliamo che vengano utilizzati tutti quanti, e diciamo se questa non possiamo chiamarla, diciamo, programmazione, perché la programmazione non credo si faccia, diciamo, in questo periodo. Possiamo però, appunto, con una mozione esplicitare che abbiamo l'urgenza di spendere dei fondi che altrimenti verrebbero persi. Grazie. Perché in questo caso la consueta onniscienza del Partito Democratico non ha evidentemente aiutato i consiglieri che mi hanno preceduto. Allora, intanto, come abbiamo detto più volte in commissione, la Giunta fa la destinazione dei fondi, mentre l'impegno dei fondi spetta agli uffici amministrativi. Quindi no, non possiamo indicare cifre cioè da parte consigliare. C'è questa cosa poi è particolarmente divertente, perché diciamo, c'è questo dubbio, no, che è sopraggiunto. Nella discussione sulla delibera di prima c'è un consigliere, cioè il Partito Democratico, che secondo lui questo impegno di fondi che fa l'ufficio amministrativo si poteva fare addirittura con delibera, cioè con delibera di consiglio. Mentre l'altro esponente del Partito Democratico, ce n'è corso della stessa discussione, ha detto no, ma l'impegno si fa con DD. Esatto, si fa con DD, giustissimo. Quindi che voi mi si ritorna a chiedere perché non ci sono i soldi, perché cioè, come si impegnano, come si fanno? Quindi, e oggi parliamo intorno, oppure c'è qualche problema che non vado io a indagare certamente. Per quanto riguarda i fondi di Marino, e chiudo, ha dato dei soldi per Natale, a noi sono arrivati i soldi non per il Natale ma per l'anno in corso, cioè quello che va a terminare. Spero che ci arrivino anche nel corso del nuovo bilancio, quindi cioè del nuovo anno. Io penso che la musica è molto diversa anche in questo senso. Grazie. Ah,
Dichiarazione di voto? Consigliera Biondo. Guardate, era chiaramente, però il consigliere Guido diciamo, non ha colto, era chiaramente una provocazione, perché dato che c'è tutta questa urgenza volevamo capire diciamo, se la mozione era volta appunto alla spesa di questi fondi o meno. Dopodiché controlleremo in commissione, in quinta commissione, che l'atto conseguente spenda tutti i 24.900 euro. Dopodiché constato che non solo non avete saputo rispondere in commissione a questa mia stessa domanda che avevo fatto limpidamente in commissione chiedendo di rispondere dopo aver chiesto delucidazioni all'assessore al bilancio, evidentemente o non siete dimenticati di chiedere o non sa rispondere neanche lui. Il fatto sta che oggi noi sappiamo che ci sono dei soldi, non sappiamo esattamente come sono arrivati e come verranno spesi, diciamo perlomeno lo indichiamo, e non abbiamo capito esattamente quanti saranno per il territorio, perché come sapete diciamo, al netto dell'IVA o al lordo dell'IVA fa differenza, soprattutto per le associazioni che parteciperanno a questo bando. Mi sembra quindi che la risposta non è stata data, mi dispiace, perché su una questione così importante come l'avete trattata voi, di fondi che arrivano ad un municipio da parte del Campidoglio che rischiamo di perdere tra due mesi, perché Natale è dopodomani, io vorrei almeno capire se tra di noi, come al solito, abbiamo capito di cosa e di quanto stiamo parlando. Questo non mi sembra, dopodiché lo chiederemo evidentemente con un'interrogazione all'assessore al bilancio, perché sono certa che lui ha più competenza e saprà rispondere. Come al solito noi non partecipiamo alla votazione, ma in ogni caso ci sembra insufficiente la preparazione della maggioranza sul piano così delicato. Dichiarazione di voto? Consigliere Toti, vedo che è trovato. C'è qualche altra dichiarazione di voto, consigliere Giannone, Stelle voterà a favore perché ritiene di aver fatto un lavoro intenso che con questa mozione trova il suo completamento e il suo atto finale, rendendosi conto che la cosa importante non è tanto sapere quanto, ma sapere che come questi soldi dovranno essere spesi, garantendo che questi soldi vengano spesi secondo certi criteri di trasparenza, certi criteri che ha deciso da indirizzo politico, e quindi il quantum forse diventa un di cui, se oggi invece di 4,9 saranno 4,8 piuttosto che 24,8 piuttosto che 20,2, cambia poco. Il punto è che ci sono dei soldi e che dobbiamo dare delle regole certe e chiare affinché le associazioni culturali, gli enti, i soggetti che vogliono fare cultura abbiano delle certezze e sappiano di farlo in una certa maniera. Questa è programmazione. Programmare non significa solamente mettere sull'asse temporale, significa anche dare delle regole e darle certe e sicure, oltre che condivise. Per questo motivo, come già anticipato, il Movimento 5 Stelle è favorevole. Presidente, io non so per intervenire, tu hai intervenuto. Non è carino, eh? Io non so altre voto, invece. Vabbè. Viva il cinema. Si mettete qualche soldo per il pubblico in città? Per il cinema? Andiamo avanti. Votiamo. È stata una seduta lunga e difficoltosa. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Bene. 15. La mozione passa con 15 voti favorevoli. L'immediata semplicità. Non serve. 19 e 12 si chiude. 19 e 13.